Ho tutto quello che serve nella borsa Fendi, cappa sopra il mio collo, tre coglioni, due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 AK sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po', sono il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia, finte facce da cattivi, giuro, vi ho già visti. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di Morgan. Conto soldi dei contratti su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli, ci scrivo una H, nel frattempo li ho rifatti. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non bestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Fidare a me, non pestarmi i piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg cabron, per vezze che sono come Baygon. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapiccolo. Sono di sporchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris. Fumo grammi di butta, ci sta la faccia di sti luridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei lesa. Gente seria, droga, armi, situazioni sempre peso. Birri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro. Mi ci compro case da auto con gli spiccioli qui in tasca. Se non hai capito il nome, per favore zitto e basta. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non bestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non bestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Qui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Belli! Buongiorno a tutti maledetti, come a mer. Che si dice ragazzi, tutto a posto? Anche oggi pomeriggio siamo venuti in live sotto questa splendida scritta. Guardate che figa ragazzi, Grau, e guardate la città da sotto, bam, fratello. Oh, yeah. Te tormento? No, in quartavo bellissimo panorama. Yeah. Hanno rimesso il vecchio telefono, ragazzi. Gigi Grau che ascolta sempre i player. Tutto questo un giorno sarà tuo, ya. Ah, ya, sarà nostro, ya. Non è vero, volevo solo fare scena a Re Leone, ya. Andiamo. Vabbè. Io a te settare morso nel culo, Re Leone. Dai, dai. Ascolta, avrò una sorpresa per te. Dove cazzo andare? Dove corre? Avrò sorpresa per te, fratello. Mi senti? Avrò sorpresa per te. Io adesso mettere un civico su GPS. Tu andare lì. Però mi raccomando, io era un po' che ci stavo dietro a questa persona, adesso ti faccio conoscere. Oh, va bene, va bene. Ah, mi stai recalando una persona, ya? Inserviente da mettere a casa per la fare piedi tutti i giorni a me. Ya, sei come tu essere molto rincoglionito. Tra un po' non riuscirai manco più a lavarti i pite da solo, allora ti avrei preso infermierina per te. Meno bello. Sì, sì, meno bello ma utilizzabile, iPhone. Che se ne frega che sia bello o brutto il telefono, dai. Mi ricordo di quella cosa di... Quando stacchi. Cosa, amore mio? Non faccio... Non faccio abisio. Cosa vuol dire non faccio abisio, Eric? Ciao, amore mio. Brian, Nino, Vani, Vatili, Mauro, Eric, iPhone. Grazie per i like, ragazzi. Forza, spammiamo un po' di like. Ah! Di merda, bastardo, mi ha girato senza freccia. Ma io perché continuo a venire a macchina con te, far quitare te? Ascolta, non è possibile. Ah, ok, sì, sì. Merda, ya. Sì, 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 sì. Così all'improvviso. Ci provo stasera, amore mio, hai ragione, frate. Ci provo, amore mio, ci provo. Guarda questo inversione. Parola mia. Su doppia striscia continua, ya. Aspetta un attimo.
Sì, ma noi non avere troppo tempo, avere un appuntamento, ya. Yeah. Ah, sto andando. Già non sai quitare, figurati quitare e sparare insieme, ya. Lascia perdere, ascolta me. Dove andare, dico? Ho sbagliato strada un'altra volta. Line to beyond, arrivare lì giù. E ti avere messo civico su GPS. Sì, ma cambiare continuamente GPS, rincoglionito, ya. Yeah. Diciamo che non hai girato. Sì, Alfo, abbi pazienza, Alfone. Adesso, se stai a guardare la live un attimo adesso, ti faccio capire perché stiamo impazzendo questi giorni, raga. Ci sto lavorando, sto facendo mille cose, ragazzi. Stiamo facendo tante cose, lo staff è uno spettacolo, ma poverini, raga. Cioè, voi se entrate all'interno dello staff potete capire cosa c'è dietro un server quando ha tanta gente così e cosa c'è da fare all'inizio di un wipe soprattutto. Tu seguire strada, ya. Ma è un casino, ya, seguire GPS di merda, cambia continuazione. Ah, ecco. Dobbiamo fermare qua. Qui a sinistra, ya. Lì a sinistra, ya. Sì. Oh, buongiorno signorina, buongiorno. Se volete potete parcheggiare pure dentro. Ah, ok. Perfetto. Vuole... Se vi è più comodo. Vuole salire? No, ci sono le scale, tranquilli. Ok, allora scendo con lei io. Va bene. Venga pure. Guarda qua. Quarta qua, Alfone. Devo dire che avete scelto una bellissima casa. Signorina, diciamo che ci stavo dietro da un po'. Appena avere contattato lei mi aveva detto che era libera. Sì. Non ho esitato per un momento. È una delle case forse più belle. Fratello? Ti presento signorina. Signorina, avere trovato questa casa per noi. Ah, molto bene, ya. Ha messo anche PD in versione ciccante per te, ya. Mannaggia, cazzo, ma come per me? Yeah. Vabbè. Facciamo un giro, vi faccio vedere un po'. Allora, è molto grande come casa. Ci sono tante, forse anche troppe stanze. Però se siete in tanti è ottima. Molto bello. Noi siamo tante persone, poi abbiamo signorina. Ah, guardi che bella. Sala congressi. Sala riunioni. Sì. Molto bene, noi avendo attività, signorina, abbiamo lux e essere proprietari di Banca Blaine. Oh, abbiamo sempre meeting continui, quindi questo ci serve moltissimo. E allora qua è perfetto. Grande, bellissimo. Poi, qui, vabbè, un atrio molto molto spazioso. Qui un piccolo guardaroba. Buon pomeriggio, Gianca! Ok, questo è vero, potete cambiare. Per chiudere te dentro quanto rompi i coglioni. Yeah, ma ha detto piccolo, a faccia ruccazza, è grande quanto casa mia in Germania, yeah. Qui abbiamo un bagno, uno dei tanti che ci sono nella casa. Ah, bello. Quello è tuo posto, cacare. No, questo non mio posto, questo posto di ospiti, yeah. Di Eric, questo. Yeah, Eric, siamo a lui. Oh, ma... Qui. Ma? Questo è segreto, ya? Questo non l'avrei mai visto. Io ricordavo. Forse Germania, magazzino. Ya. Sì, vieni a vedere qua, così. Fratello, ya. Forse... Aspetta, qui, seguiamo, signore. Ecco, posto di ecco Eric, questo ya. Posto di Eric, ya. Nostro fratello quando fa girare palle dormire qua. Ah, molto bene. No, nostro fratello quando fa girare palle mettere qua su sedia e torturare, ya. Guarda. Potete fare magari degli... dei colloqui un po' più tranquilli, se non potete stare... Ma colloqui per assumere a fare... Porca miseria, signorina, che colloqui faccio qua? Sì, guarda come assumiamo, con benzina, cemento, guarda lì. Del tipo, lei signorina viene a lavorare a Lux? No, allora metto testa dentro pietomiera, ya. Poter fare tipo di colloqui così, ya. Al limite prendo mazza da 15, guarda, sul tavolo appoggiato. Qui possiamo tornare su. Salve a me, salve anche a Deiz. Ciao Marcone, buon pomeriggio ragazzi.
Il Tura, fighissimo lì, ragazzi. Lì mettiamo. Quindi ha giudicato questo angolo di Eric. Questa stanza di Eric. Diciamo, quella porta lì è tua. Signorina, scusi, sì. Scusi. Conosce Eric, Carite? Vorremmo chiudere direttamente qua, ya? Possiamo chiudere come se fosse in gabbia, mettiamo una rete, magari lo buttiamo qua dentro. Tanto a bagno, camera da letto, ha un po' tutto, fratello, ya, possiamo. No, ma bagno serve a noi, siamo senza bagno. Caga nella bevontomiera. Ce ne sono, tranquilli, ragazzi, sopra ce ne sono di bagno. Camera. Via, fratello Otto, che ci sta. Allora, poi andiamo cavallo, da questa parte. No, glielo dico, non mi fregate più. Pranzo. Maledetti. Vi piace la casa che ci sta facendo vedere, ragazzi? E c'è anche il biliardo. Qui avete una TV bella grossa. La grossa è più grande di me, ya. Questa TV. Ah, c'è anche... Guarda, tu che sei bot su videogame. Puoi giocare a questo, vedi? Puoi giocare a questo così ti alleni un pochino a giocare a COD, che... eh? Guarda che ci sono due joystick, fare culo a te, uno contro uno, ya? Ma vado via. Venite per il piano di sopra. Ah, vedi, qua a mettere... Io non posso entrare con parentieri, ya. Come cane, ya. Allora. Oh, guarda, tu dire sempre che io sono cattivo cantatore, no? Guarda, yeah. Guarda quanti dischi Thor ho finito, qui abbiamo... Che cazzo, mica sono tuoi, sto comprando ancora a casa, già messo i suoi dischi, noi. Ma mannaggia, ragazzi. Allora, mia, come vedo, ho preparato birra. Mia, ya. Ah, grazie, sì. Ma... sua agenzia molto professionale, signorina. Lei è molto professionale. Pare, sì. Vabbè, qui diciamo la camera una delle più grandi. Abbiamo il letto matrimoniale. C'è anche i divanetti. Divanetto, sì, ya. Quello divanetto molto questo, piccolo. Ya. Non mettere più in casa da anni 40, ya. Cos'è termosifone di merda arrucinito, ya? E vabbè, ci sarà qualche piccolo ritocco da fare adesso, non dai, è che devi stare a guardare tutto. No. Ci sarà ancora qualche lavoretto da fare in casa, giusto per appunto bene, queste cosine qua. Questa casa stile svizzera, vedi? Stile... vedi com'è. Qui un'altra camera. Ah, guarda qui, chitarra per te per e metallare, qui, ya. Qui abbiamo anche la camera. Allora, questa stanza mia sicuro, ya. C'è chitarra per metallare. Qui c'è anche la terrazza. Ah, bene. Bellissima. Bella, ya. Altre camere ancora, signorina? Sì, vabbè, ma basta, non vedere tutte le camere, signorina. Sta qua tutto il giorno, fa vedere camera a noi. Oh, guarda, partiamo da finestra, ya. Ah. Fare quartone. Come no? Da qui potete ammirare la vista del paesaggio, della città. Wow, la birra ecnusa. L'hai vista? Ammirare, ciao, Franci! Non la vedo. Bella, beh, ti piace, Ghost? Ho ripreso questa, guarda, raga. Cosa? Guarda, la pastità del cazzo che me ne frega, ya. Mannaggia, cazzo, io adesso... No! Aiuto, signorina! Mannaggia, ti è andata bene che non sono riuscito a buttare sotto. Non ci ha fatto vedere, signorina, guarda. Aspetta, ma signorina sta andando sopra, noi dover seguire lei. Ya, ma stavo guardando, qua c'è scala segreta. Tu troppo curioso, Fatti cazzi tuoi. Non potere conoscere casa tu. Beh, io non conosco, ho visto, sono entrata da lì per entrata segreta. Hai visto che, oh fratello, ci si può sedere nelle sedie. Ma questo server ha tanti player, sì, tanti, Marco. Siamo ieri sera eravamo 330 player, eravamo il primo server qui italiano come numeri. Ah, bagno contifiso io e tu, Ah, ecco, vedi, ci ha messo anche già detersivo, signorina, per te. Sì, è per te. Così lavare e non rompere i coglioni. Per te spazzolino così sta qui poca prima di parlare con me, ya. Sì, la vista è troppo grande. Un paio di camere, a parte la vista, ragazzi, la casa è troppo bella. Un'altra camera da letto. Ah, questa è carina, Sì, oh, guarda la vista sull'entrata, ya. Ecco, tu stare qua a fare cannata quarti, così se entra qualcuno, paio. Fare così, ya. Mettiamo cost. Questa è un'altra camera, un po' più piccolina. Ieri il top, go grau. Sì. Entrare. Ah, vedere. Abbiamo sentito piccolina. Questa no. Non abbiamo neanche voluto portare, mi scusi. Poi un altro salottino. Giornalino un po' sporco, ya? Qua dentro camera. Altro bagno. Questo è questa, finire, questa camera mia, un'altra ya. Camera. Qual è secondo te, lei, signorina? Esatto, questa camera mia, convino, ya. Camera. Voi?
un po' più residenziale. Cosa non puoi? Non puoi, c'è il mio disco d'oro di ultima volta a Sanremo. Ma nell'altra stanza c'era. Ma tu canti di merda, che cazzo sta dato il disco d'oro solo perché papà a pagare per te, coglione. Qui ci sono anche dei quadri abbastanza importanti. Ah, questo non so perché adesso ci è arrivati i quadri di nonna e nonno, vedi? Ah, belli. Bene. Dovere poi attaccare, tu? E come ultima cosa c'è il giardino dietro, che vanta anche una piscina. Piscina? Piscina. Oh, yeah, bella piscina. Vedere. Abbiamo anche la piscina, ragazzi, questa qua è una casa bellissima, qui sono molto affezionato perché quando ero Hammer, il primo Hammer di la V3, quando abbiamo finito la V2, abbiamo iniziato in V3, la mia prima casa facente che ho comprato prima che aprisse il server era questa qua. Piscina. Wow, guarda anche qua che bello. Niente palle, piscina, ya? Bellissimo. È presente Bevitore per mucche, ya? Come Bevitore per mucche? Ya, a forma di Bevitore per mucche, ya? Come Bevitore. Ah, guarda che comodo questo estraio. Si accomodi, signorina, si accomodi se vuole. No, a posto così. Andiamo otto a farci un cocktail. Seguitemi pure. Incazza. No, ero perplesso, non incazzato io. Perplesso, è diverso. Qui c'è un'altra terrazzina. Ah, sempre per Eric, isolato da tutto il resto di casa. Certo. Salve, Maria Antonietta, come stai? Qua, vista sul campo da baseball qui, bella. Tu giocare sempre con mazza, non ti piace baseball? Nine. Non è mazza che mi riguarda quella. Magari ti metti un po' in forma, fai un po' di trazioni, fratello, ya. Un'altra volta, adesso avere giacca stretta se strappare scelle. Qua procetto. Qui procetta. Un po' di lavori in corso, però... Ah, ecco perché allora dover sistemare il musifone, vedi, avere ancora qua colori, robe, sì. No, secondo me come panca, ya. Dimenticata attrezzatura. Ah, ma qui è un altro ingresso da sotto? Sì. Ma c'è cancello laggiù? C'è cancello lì giù, signorina? Mi sembra di sì. Mandiamo lui, no? Se non vado con tacchi, lei su discesa. Vuoi tanto non avere un cazzo da fare. Questa casa purtroppo è molto... Molto grande. Avere infarto, ya. Tutto bene? Non fai più a fare piedi, cazzo. Tu prendere macchine anche per andare a fare... Come non c'è cancello? Non c'è cancello a fare mettere noi immediatamente. Allora dirò poi all'agenzia di metterlo. Così siamo a posto, non entrano i ladri. Ma magari non hanno ancora messo perché stanno portando via rimorchi e queste cose qui. Sennò si stringe con cancello. Oh, questa torre. Magari autista come mio fratello mi tira giù cancello. Bella Andreone. Grande occhio sopraffino. È la nuova casa, sì. Molto bella, però. Tutta per voi, Afone. Tutta per voi. Ah, questa è la passeggiata dell'amor. Yeah. Vedi. Passeggiata? Dell'amor. Amor. Inizia a prendere dieci spugliatore e passa in mezzo a cubetti qua tu, invece di amor. Comunque la maggior parte della casa è tutta circondata dai muri per evitare inconvenienti e avere un po' di privacy. Molto bene. Ah, qua falsato di 2 metri. Qui entra e esci così, ya. Falsato qui. Qua non fa bene perché tanto strada è molto alta. Ma tanto noi ragazzi in teoria, essendo comunque nella posizione che siamo per adesso, ma poi magari anche più avanti cercheremo comunque di rollare. Enorme comunque. Che comunque la casa è... cioè perché dovrebbero assaltarci case, capito? Cioè alla fine non ci metteremo quasi mai in situazioni scomode. Cosa? Ma? Cosa? Questa è dependance. Qua non si può ancora entrare, ci stanno lavorando. Muratori nulla facenti, questa città, Quelli avrei assunto tu sicuro, quelli lì.
Ok, e qui ritorniamo all'entrata principale. Ah, ovviamente i garage, quei due lì, si aprono automaticamente, potete metterci le Oh, perfetto, perfetto. Dì qualcosa per macchine così lui è contento. Figata. Yeah. Sì, sono belli spaziosi. Oh, por spezzotto, ya. Non dire così, auto di signorina, cretina. Ma guarda i muratori che casino hanno fatto con olio, fratello, ya. No, no. Ma come con olio? Cosa ci fanno i muratori con l'olio? Ah, ecco il materasso di Eric. Questo è Ah, proprio, non si prendo, apre. prendo il materasso. Ah, non si apre quello lì? No. Dovrebbe. Ah, magari avere. Secondo me. Telecomandino di Wish non funziona qui. Partiamo qua dietro un attimo. E dove eravamo prima? Di piscina, io? Sì. È un po' un Bella labirinto, Adriano, però Andrea, ci Giamaica, riusciremo. Teresa, Maria, Sembra facile. Antonietta, Massimo, Mattia, Luca. Grazie per il like, raga. Oh, guarda che bella. Ma scusa, ma perché sta piscina così stretta? Detto io, è bevitoia di mucca, ya. Stretta e lunga. Ah, ecco Quello si perché chiama tu dicevi bevitoia, per dire cazzo. per vittoria di Cazzo. mucca. È mezz'ora che lo dice. Vabbè. Ma cos'è questo, signorina? Cosa? Ditemi. Questa zona qua davanti, ya. È giardino. Ma scende fino a strada, cazzo. Vedi il muro lì? Ma vieni con me. Ma io avrei No. già. Ecco. Si butta Dai, di fai un po' testa. di... Aspetta, venite Fai di un qua, po' di di qua. atletica, è molto passo, eh. Mannaggia. Mannaggia. Che ti passi. Ma signorina, signorina, li faccia fare un po' di atletica, ya. Oh. Ah! Oh, attenzione. Sono scivolata indietro, eh. Mi stavo scarrupando giù per discesa. No, Sì. ragazzi, ma qua comunque è tutto sempre vostro terreno, ma è circondato dal muro. Ma muro alto lì, eh. Sì. Nine. Come nine? Nine. Non Non penso è che ci riesca alto, ad ragazzi, arrivarci. vi dico che Ah, non è qua. alto, ragazzi. Vabbè, tanto ci sono ancora i Yaya, dobbiamo lavori, ci parlare dovremmo con alzare questi un po'. muratori, eh? Yaya, Sì. alziamo altro mezzo metro, pari di questo, guarda. Facile, facile. C'è già livello e pendenza, eh? Guarda che hai fatto venire Oddio. signorina qua sotto con tacchi. Ai, ai, ma lei sta correndo, noi siamo più affaticati di lei, che Arrivo livello lì siamo, adesso Yaya? e mi faccio Oh, yeah. metallo bello. No, no, non Faccio venire quello qua, eh. tutti i giorni, ormai sono Ciao abituata. Tania, Posso come convincere, stai? signorina? Bella casa nuova, vi Ma piace? lui fa No. palestra di gomito, ya. Alza bicchiere da bancone, porta bocca e riappassa, ya. Ognuno il suo sport. Palestra di gomito ma crescere solo pancia. Io non ho ancora capito. Yaya, perché... Io Boh. faccio maggior parte del tempo box. Box? Porca miseria. Meno male che noi aver fatto Buono, buono. buon acquisto e non far arrabbiare lei, allora. Sì, No, sì. non fare metallo bello mio perché Vabbè, vi porto comunque, vi stasera tutti piace? insieme. Non fare il pirla. Ya, molto bella. Io direi che se mio fratello t'ha accorto, noi fare assegno acquistare. Molto bene. Ah, ma io avevo già idea di prendere quando ha detto garage che si chiude automatico, ya. Va bene Ok. quello, ya. No, La cosa cercate. importante è quello. Ah, guarda, qua poter fare anche carne rossa per ragazzi. Quando fate le feste di domenica, ya. Fratello, prova a vedere se il fuoco è caldo, ya. Prova. Prova a vedere. Provo io. No! Aiuto, signorina! Ah, io non mi intrometto nelle No, questioni di non famiglia. fare furbo, eh. Entrate di qua, scusate. Oh, guarda, questo si chiama scaccapensieri, ya. Come che si chiama? Scaccapensieri, ya. Come scacca pensieri? Ya. Scaccia. Ah, scaccia. Sì, scaccia pensieri, ya. Funziona, eh? Scaccia pensieri. Purtroppo O scaccia spiriti, o non ricordo, ya. Una cosa del genere. Quando suona, non vuol dire scaccia che c'è un fratelli. coglione vicino, ya. Guarda. Vedi che suona? Quanta pazienza dover avere io, signorina, con questo qua. Immagino, immagino. Allora, signorina, vuole. Va bene, assegno bancario? Sì. O faccio poi un bonifico direttamente da banca? Come preferisce lei, è uguale. Adesso tra 10 minuti andare ufficio in banca, faccio direttamente bonifico a sua agenzia, yeah? E metto anche Perfetto, piccola perfetto. percentuale per lei per ringraziare di quello che ha fatto. È stata Ah, sì, veramente non gentile. importa. È il mio lavoro. Vabbè, io adesso darei una piccola mancia a lei giusto per disturbo, yeah? Grazie.
Può finire il locale, offriamo bottiglia di Don Perignon. Esatto. Verrò a trovarvi. E grazie Simo, sì, grazie per il like, Raffa, grazie per il like e condivisione, Aldone, grazie per il like. Va bene. L'aspettiamo volentieri poi a Lux a fare un giro, signorina? Certo. E grazie di disponibilità. Grazie, niente, grazie a voi. Arrivederci. Prima che se ne va posso far vedere magia di Otto Copperfield, eh? Secondo me a lei non fregare un cazzo, però se vuole la può vedere. Ciao, dai. Allora, andiamo un attimo dentro, dai, 2 minuti dentro casa. Va bene, dai. Ma ti ha dato chiavi? Ya. Ah, allora posso. C'è chiave elettronica, quando arrivi davanti al cancello si apre. Quando siamo nei pressi qua con chiave elettronica in tasca, gli si apre tutte le serrature e si toglie antifurto da solo, ya. Ah. Allora ti prestare quel telecomandino, fratello Eric, per quando fa fanilla, ya, si apre tutto. Volevo vedere... Ah, quella cosa che volevi farmi vedere là? Sotto? È quella. Ah, quella torre, ya. Questa, sì. Dobbiamo... Buonanotte, ciao a me, ciao Raffa. Ciao boss, ciao Simo, come andiamo? Mi piace la nuova casa? La nostra vecchia casa, esatto, ho preso proprio lei. È un po' fatta diversa dentro, ma è lei. La muratura è ancora qui, la casa è pronta. E quel termosifone ti perde in camera mia. Il tuo padre ti mette da solo. Ma Eze è in live, raga? Guarda, vediamo anche... Vieni, fratello. Ma tu non avevi occhietti? Dai. Guarda. No, allora, ok, per quello, raga. Se tutto fa... Cuore, grazie per like, condivisione, amore mio. Di vicine, ya, vedi. Ya, dovrei comprare binocolo. Ya, binocolo. Mettiamo Eric qua a guardare Zinni, almeno non rompe più coglioni. Però guarda, vicini avere piscina molto grande, molto bella. Noi avere bevitoie per mucca, ya. Ya, ma vicini avere casa grossa quanto la nostra stanza da letto. Questo è vero, ya. È bellissima, raga, sta casa. Boss, bellissima, grazie, Simo. Questa, per ragazzi, questa casa ve l'ho già detto prima, ma non c'eravate ancora tutti. Vi dico, è stata la prima casa, la primissima casa. Ma tanto non fanno queste cose qua, non scherzare. Ah, no? No. Vabbè, ma noi qua essere casa presidenziale, non è vero che... Qua c'è apertura, forse. Si va dentro? Dove si va? Un po' di mottezza, però va bene. Oddio, quanto è ripido. Ma quanto cazzo devo girare, ya? Ah, è qui. Ah, guarda. C'è... Ah, vedi, porta davvero curioso, ya. Ah, ok. Vabbè, va bene. Porta curioso. Sì. Guarda che bella. Proprio stile svizzero, vedi? Come villoni da nostre parti, eh? Molto bene. Oh, ma guarda, come si sale in torre lì, allora? La vedi? Ya, io... ma... Non si può salire? Non credo adesso si possa salire, una volta c'era scaletta. Sì, mi ricordo, nella V2. No, all'inizio V3. L'ho notata solo ora, come siamo... Sì, c'è un passaggio sotto, Quindi questa tua per metallaria. Ma mia, mi sa che dovrà essere per forza quella tira. Puoi spiccare bene dopo. Okay. Lì vicino dovrebbe esserci scrivania per assunzioni e armadio. Ah, ok. Comunque penso che non si possa andare perché ce la dovremmo aver sopra quella torre ora e non c'è via. Una volta c'era qui una porta segreta, andavi in discarica e andava sopra. Però non era in Cosimori, era la pizzeria. Poi c'era anche un posto dentro armadio una volta, ma tutto diverso. Yeah. Poi tanto appena arrivano tra gli artini maledetti sicuramente faranno prove e troveranno cose per andare da qualche parte. No, possibile. Gente strana quella lì. Molto bella. Dove siamo? Sì, vero. Sì, inizio V3 è molto bella. Adesso poter andare, ya.
Non è male, eh? Ah, io avrei scelto tra tante perché struttura com'era fuori già mi piaceva tantissimo. Non avere visto dentro, ma avevo visto già tante volte. Ero passato tante volte qui. Aspetta, mettere una cosa? Ah no, qui no. Peccato. Peccato. Aspetta, magari qua giù, fratello, è entrata. Vieni, vedi, la torre scende fino a qua. Nine, nine, c'è niente. No, avranno tolto, sai. Ma è un peccato, eh? Quella torre è bella posizione di vedetta per la Ma magari poi dobbiamo trovare maniera, magari da soprattetto si accede. Ma è possibile, ho visto già maniera per salire soprattetto, c'era una roccia enorme. Oh, ma un'informazione personale, vedi anche tu Ciartino qua davanti, quanto è bello. Yeah. Ok, ma lo vedi? Yeah, che lo vedo. Tutto molto bene, vero? Vedi? Guardare occhietto, yeah, vedere molto bene. Ah, bravo, aspetta. E non vedere bene? Nine. Vedere bene, no. Io non ho 100%, ma va bene. Magari qualche... sì, sì. Molto bella, ma guarda dove cazzo si deve girare, cioè spiazzo l'arco lì e si deve tirare dentro un vialetto. Ah no, stavi cercando di fare manovra indietro? Ne volevo, ma avrei distrutto macchina ancora, io. Devi andare in retro? Vedi, perché cancello mi graffia ogni volta macchina, io. Ma non graffia, fatto apposta. Ero curioso perché ho guardato, magari ho visto male. Non c'è proprio cancello giù, eh. Andiamo a vedere. Quello è importante, sì, da vedere. Qua giù, Che quello magari faccio. Ma tanto se non lo puoi chiudere. Cazzo serve. Allora. Perché vedi, allora, da qui è il primo punto che abbiamo guardato io e tu, ma è bello complicato. Non penso che ci possano. Ah sì, forse costeggiando il muro riescono. Sì, ma. Ti ripeto, per adesso penso che proprio nessuno ci abbia nessuna voglia di fare cose del genere. Sì, no, vedi, c'è proprio stradina privata, va bene. Senza cancello. Solo cancello manca io. Un cancellino. Va bene qualsiasi. La pecca è che tutti i tuoi ingressi hanno un posto molto stretto. Però qua, da qua, si può andare in casa da qua. Certo, no, c'è scaletta, vai. Dalla porta segreta, no? Ya. No, guardare quanto era comodo se mai arrivare con un camion di droga da portare via, ya. Lino Deborah, grazie per i like, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Hai visto, io ho fatto fatica con... No, il parcheggio dentro no, raga, i parcheggi diciamo, pesano un botto. La manovra lì, figuriamoci con un camion, fratello. Però vediamo. Costa lì, Fare quella U, diciamo, per entrare proprio nel parcheggio di casa. Ma vabbè, che tanto per la quantità che tiene comunque ogni macchina, non dovremmo mai aver bisogno di camion, fratello. Cioè questa macchina ha un bagagliaio davvero grande, grande, grande. Quanto un camion, Sì, ma ieri avrei portato due camion ai cialli noi, Di droga. Due camion. Yeah. Quanto era in peso, ti ricordi? 4.800. 400 totale. Kg, quindi? Yeah. Ok, questo è quanto un camion. Diciamo che se abbassiamo un sedili riusciamo a far stare anche qui 400 kg, capito? 430 se non sbaglio. E anche tuo Audi, così. Molto bene allora. Ti sei perso che abbiamo comprato la casa lì sopra. Te la ricordi la prima casa di Hammer, la 838? Buon pomeriggio, Deborah. La casa di Hammer, l'838, il villone quello con tutti i mattoni rossi, bellissimo. Abbiamo ripreso quella là, ragazzi, mi portava troppi ricordi e ci sono rimasto innamorato. E oltre alla casa Lux, visto che stiamo facendo a Lux comunque quest'idea dell'affittare la stanza, è giusto comunque fare un po' e un po', capito?
Allora, penso comunque, prima sono andato a vedere carico di locale e penso che fratello Eric abbia paccato ragazzi. Non so, non sapere. Io non pa- io ieri sera sono stato, ho conosciuto persone molto divertenti, ho conosciuto un ragazzo che gli ho detto tu devi venire a lavorare qua, questo qui è genio. È un tipo, ragazzi, che fa troppo ridere, fidati. Cosa? Guarda che bella casa con stemma familiare davanti in cancello, ya. Ma questa... Io non ricordo in Germania questa, eh. Ah, ya, mai vista questa, ya. Però? Possiamo fare visita, guarda qui. Ya, ma senti qualcuno che fai? Nai, penso sia pubblica, eh. Vedi? Stemma pubblico, sento musica. Cosa vuol dire stemma pubblica? Pubblica, pubblica, fratello, è qualche azienda, ya, non so cosa sia, vieni. Qua non si può. Ma senti anche tu, ya? Che cazzo essere sta musica? Non so. Io avrei paura. Dai, vieni. Qui essere spiritini. Senti, musica molto, molto attraente, sembra... Inizio di film horror, ya. Tutti iniziano così. Curiosini che... Vitalix, un mamone. Anche perché c'è un problema, abbiamo... Ah, vabbè, se vuoi metto la radio. Ma è enorme. Che cazzo è essere sta roba? Non lo so, guardiamo, perché vedi che ci sono scale per salire sul tetto, magari ci potrà servire in futuro, ya. Allora, qua terrazzo. Vedi che è proprio... Proviamo a scendere? Ma intanto non c'è, non può entrare da nessuna parte. Ma secondo me sì, fratello, ya. Ma no. Almeno salire. Adesso arrivare vicino ti arresta, eh? Perché siamo qua dentro? Per proprietà privata, ya. No, oh, se fare così noi buttare da tetto, ya. Piciletto bastardo. Vai dentro il Buscalifa. Fare cosa, amore mio? Ma perché non mi dice che... Che dai? Amore mio, non vedi quanti spettatori stiamo facendo? Siamo passati da 100 a 16, raga. Perché Facebook è coglione stronzo, non manda le notifiche a tutti. Fai punto esclamativo notify, per favore, Cele. Notifi con la Y finale. Sì, ma l'ho già visto anch'io il Buscalifa, eh. Come sapere io arrestare noi. Madonna, addirittura ha chiamato rinforzi, taser, yeah. Puntare, era da solo quel ragazzo in macchina. Poverino, poverino. Con tra l'altro Porsche pezzotto anche lui, eh. Già. Yeah. Grande, sì. Sono entrato già nel locale, abbiamo più di 500 tra cibo e acqua. Allora. Noi magazzinetto, avere? Certo. Avere chiavi solo tu? Mm-mm. Ma proprio magazzino, eh? Nine, non c'è magazzino in città, eh? Come non c'è? No, però ci sono appartamenti, molti hotel nuovi. Vuoi prendere uno bello che ho visto? Devo prendere uno per forza, perché adesso io volerei portare poi troche in appartamenti in giro e andare a prendere quando dover fare i carichi a Kenk. Non volere tenere, allora, in casa. Tu conta che per ogni zona di città c'è un hotel. Abbiamo hotel qua su. Allora, tu calcola che le nostre Kenk sono tutte quante verso centro, ya? Verso, c'è proprio. Quindi un dobbiamo hotel esatto, andare lì. Andare lì. Aspetta che sto cercando di nuovo dov'era. Così fare meno strada. Speriamo che non abbiano tolto però, fratello, ya? Calcola che la nostra Kenk 118, 139. Quindi in Southside. Ma sai che io sono andato a vedere appartamenti lì, che c'è un hotel, ma non... è qua 157. E puoi avere un altro problema. Qua. Tu sapere che io non avere più un numero di telefono di Kenk di nessun altro?
Stavo pensando quasi quasi poi di fare Ciro per Getty e dover ridare i numeri. Ma hai ricomprato scheda prima? Ah, io non ce l'ho. Allora facciamo. Ah, io ne ho due, vuoi una? Sì, sì. Perché io avevo pensato di prenderne due per fare. Allora, aspetta, eh. Allora, c'è essere due numeri, vabbè, ti do uno a caso. Oh, ma sai per caso quando Data? deve aprire questo bellissimo locale? Data? Nine. Dobbiamo scendere dopo, tranquillo. Eh sì, perché tu dovrai dare numero. Quale bellissimo locale dovrei aprire? Il casino. Secondo me ci siamo quasi, eh. Oh, Germania, ricordi per i momenti passati qua, E sto postaccio? Molto simile, ricordo. Staccate subito o restate un po'? No, no, subito no, ce l'ho fatto, guarda, sono a 40 minuti di Ma ci live, vuole molto quindi dentro, fratello. un paio d'ore le faccio. C'è anche. Ah, andiamo un attimo a Lux, va. Perché c'è anche da prendere Ma comunque Ghost. dicevo, sono venuto qui perché Vieni a Lux, adesso c'è? non so, magari apriranno fra un po', ma ci sono questi. Arriviamo, Ghost. Vedi? Questi? Questa stanza è qua. Ciao Questa stanza è operativi. qua. Non te lo so dire, fratello. Io sono venuto, quando sono venuto a visitarlo c'era E fai il tentare. venditore. Ma non sembra che ci sia più. Vediamo. No, no, non sembra che ci sia più. No, fare un cazzo qua. Mica, questo era perfetto. Questo era posto perfetto per nascondere droga. Chi pensare che in sto posto di Guarda. merda mettere droga? No, guarda questo qua giù, eh. Questo qua giù dove ho messo il punto ti faccio vedere. È altro magazzino ed è proprio in mezzo a Getty. Andreone, grazie per il like, amore mio. Benvenuto, buon pomeriggio. Però Ok, capisci, no? arriviamo. Dal Noi GPS. dovremmo sempre entrare un attimo a Lux, eh. Sì. Sì, andiamo Tanto dall'altra dentro parte. non Sì, c'è, arriviamo. dico già. Ma perché non prendi i Sono camion? contentissimo del fatto. Potrebbe essere anche una bella idea, già. Bella Franci! Non è una brutta idea, è la tua. Già caricati, ma questo lo faremo sicuramente. Cioè, avevo già intenzione di preparare dei camion già caricati. 2, 3, 4, magari che li Questo prepariamo al pomeriggio, li adesso mettiamo nei c'è anche qui parcheggi. dominio, vedi, Così piazza quando dobbiamo interna. andare dai Verdi a consegnare, prendiamo e andiamo, capito? Senza dover stare lì a caricare. Cosa? Dove? Questi qua. Sì, ma questa è merda, già che c'è scale davanti non va bene. Questa è una Erano. merda. No, ma erano tutti questi, vieni a vedere, Sì, ma non fa vedi. bene, non fa bene. C'è scale da far salire tutte volte avanti e indietro, c'è da diventare coglioni. Ma se non mi sbaglio ci sono anche piano terra qua, eh? Ah no, 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 bugia grande, bugia grande. No, ma no, 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 poi non vanno. Lo so, hanno rimosso, fratello, l'unico hotel che c'è, se guardi bene in cartina di città, è quello 582. Ma prima c'erano tanti, eh? Questo sarebbe stato comodo più che altro posizione, no? Molto vicino, poca strada. Quello sì. Siamo proprio in mezzo a tutti quanti qui. Vabbè, ma poi se viene qualche bella idea, provare a chiedere poi a signorina, quella di prima, se ha qualche carpentiere, qualcuno che fa magari un magazzinetto in qualche posto di questi strani. Madonna che slap che ha tirato. Pum. Trappa! Bella, eh? C'è la polizia, cazzo. Digli di prenderci a polizia, eh? Arriviamo, Cele, arriviamo, porta pazienza. Io continuo a dire andare a Lux, adesso in teoria adesso stiamo venendo. Allora, fratello. Puoi dover parlare di questo benedetto concorso che vogliamo fare, Ah sì, eh sì.
Io non ho anticipato nulla a nessuno, naturalmente, per evitare, capito? Io dico quello di Miss. Esatto. Io non ho detto mai nulla a nessuno. Io avrei parlato proprio solo con Cinocchio. E lui mi ha... era esterrefatto, mi ha detto, bellissimo, io a venire, venire. Yeah? Quindi noi questa cosa qua dovrei fare il prima possibile. Tu fa... sai fare locantine fatte bene? Suppongo di sì, eh? Yeah. Allora, dopo ci staccare un attimo da qua, andare un secondo di là che ti spiego okay, tutto. Ok, allora, ma è qualcuno che ti può fare compagnia? Perché io devo fare commissione. Se dopo dobbiamo fare, esco ora per fare commissione, perché sennò è un casino, ya? Qui essere Emma. Vabbè, solo ma... Emma? Forse, no, Ghost. Ah, Ghost il coglionazzo, ya. Russa. Sta dormendo. Si sente fino a fuori che è russa questo qua. Pubblicità di merda per locale, per un porco no, dentro no. Russo. Adesso pensare io, fratello, yeah. Apri porta a svegliare io a maniera tedesca, yeah. Ma torna qua davanti in mutante. Totalmente tanto, guarda, si è spaventato un sacco, yeah. Stavo contando le pecorelle. Dentro locale in mutande, cazzo, da parte tutti, yeah. Ma non c'è nessuno. Ma potete farmi fare qualcuno, ya? Svenire, ma non è... No, non è svenuto, è solo spaventato tanto, ya. Non mi carica nulla. Come? Vai, Miss Grau. Posso avuto delle idee? Bellissime idee. Fare femminuccia, ya? Attestrato per essere uomo senza pietà. Lui fece essere femminuccia che piange e dorme. Torme con mutantini a cucina. Ti metto a te qualcosa nel culo, poi vediamo chi piace. Bastardo. Manganello, bastardo. Gioca da saponetta, ti faccio. Ai. Madonna, che cantilene. Mannettito. Me ne vado. Sta strisciando, sporca tutto locale con sua pelle sudicia, ya. Oh, sta sputando in pavimento, ya. Facciamo qualcosa. Capo della sicurezza è trattato così, non va bene. 3-5-1. Guarda. È scappato! Ah, sta rompendo macchina! Vaffanculo, il Lux è 546, sì. Eccomi, i miei due bruttissimi preferiti. Ciao Matt, grazie mille per i bruttissimi e per i preferiti soprattutto. E cosa fai qua? Sto pisciando sulla maniglia, secondo poggio la manina. Intofina chi guida adesso, ya? Guiderai tu, quindi tu. No. Ya, ho cliccato, ya. No, non costringermi a fare... Vieni su un attimo in ufficio, vieni. Sei puntato, ya? Sei puntato. Chi viene su ufficio, io? Ya. Quindi, fratello, fa bene, io lascerò a te in custodia questo animale tontolone, ya. Tu quanto stare via? Beh, fratello, dipende quanto essere veloce io a lavare piatti, ya. Se no poi il casino è enorme. Prendi la lavastoviglie con tutti i soldi che hai, tirchio di merda. Ci credi che la lavastoviglie è l'unica cosa che ancora non mi ha chiesto e ti prego non dire a lei, eh? Ma comprare la lavastoviglie e costare niente. Dovere fare i piatti tu, grazie a cazzo che non ti chiedere, coglione. Non sapere, tanto ti fila fare comunque prima di mettere dentro, no? Ma no, prendi giusto uno spazzolino con manico, prendi sciacqui sotto acqua, passi sul piatto e butti tutto dentro la vassoia, ci metti 3 minuti. Di sapone per i piatti. Quindi non ti fila fare prima di buttare dentro. No, è solo sciacquare, togliere pezzi grossi, via. E basta. Ma che ignoranza. Com'è ignoranza? Ignoranza. Cazzo, io ho mai fatto cose... Lui parla così perché non essere ancora sposato. Io, quando mettere catene su uccello, poi vuoi vedere se tu fai tutto quello che ti dicono. No. Se lo dicono, io non avere mai lavato un piatto vita mia, anche se essere sposato.
No, io sì, invece, perché no, mi cagano il cazzo. Invece, ma invece io è l'unica cosa che non ho mai voluto fare. Allora per il picca lei fa fare. Boss, ma per fare il resto no, però quello te moderatore si potrebbe. Certo, sì, mo anzi mi serve proprio. Io solo lo tipo, solo punto, il punto la forza. Donna. Ya, tu pulisci anche le nostre scarpe. E su chi cazzo noi? Vieni con Ianazzo che deve fare una cosa, vieni. Ci vediamo all'import 19. Sì, mette, veniamo. Ah no, abbiamo già fatto il carico oggi, porca miseria. È arrivato il tuo momento. Dai, scarica. Dai, fare brrrr nel culetto. Tu avere a porto d'armi, eh? Nai. Come nai? Yeah. Mostra a me. Ce l'ho, ce l'ho. Tieni. Mostra. Prego, aspetta. Usa. Porto d'armi. Prego. Jordan Bilai, 1 marzo. Chiudi tasca. Pucciardo, non chiusi, è vero. Chiusi. Non mi ha fatto vedere niente a me. Una pistola. Ah, e col taser cosa faccio? Te lo do? No. Eh no, per sicurezza ti serve. Non è che puoi sparare alla gente. Però se devo lasciarlo. Perché mi hai dato l'erba? Dovessi... Perché c'ho l'erba addosso. In caso devo fare una sparatoria così, ste robe. C'è l'inventario là, lo metti di là. Stai già, hai già la quasi tu. Pistola da 15 secondi, stai già pensando a sparatoria. Ya. Non si sa mai, fratamo. Io buco. Abbiamo 180 kg di erba qui dentro, ma non c'è cazzo. Come 180? Non ci sono proiettili. Yeah. Cazzo, sei fottuto una cotta. Io avrei dato senza caricatore. Ya. Dovrei poi andare a comprarti di quelli. $200 a colpo, e stai attento a chi spari. No, beh, due colpi sono un caricatore. Io vi do pistole, ma colpi ve li comprate voi, così imparate a non sprecare. Questa è essere mia nuova politica. Io in verità volevo comprare una da sola pistola, stavo facendo un po' di soldini, ma... Continua a farli, ero 35. Se perdi, noi notare. Dipende come perde, dai. Dipende come perde. Esatto, ma siccome... Se mi faccio 10 persone e poi muoio... Nai, mi dissocio, ma non è quello, non è quello, capisci, no? Allora, non aspettate, non... a me devo reimpostare la grafica. Quindi se non... Direi, avevo problemi a Vanilla, allora, toccato... A parte che c'ho il porto d'armi. Ah, quindi... cazzo, Cele. E io non ti so manco aiutare su queste cose, anzi, sei tu che aiuti me di solito. Come posso fare, boss? Ci sentiamo su Discord, Simo. Ti arriverà poi. Ci mettiamo un attimo d'accordo. Poi ti arriverà un invito. Tu lo accetti, ok? Allora, te lo dico qua proprio adesso. Io oggi mi sto prendendo la Shelby, ok? Se tu vinci. No, vieni qui, cazzo. Vieni. 8. No, ma è giusto, raga, dare una mano, ma ci mancherebbe. Però la mia ragazza, per fortuna, non lavora fino a tardi la sera. E dopo mangiato io vengo in live, che tra virgolette è il mio lavoro. E lei, comunque, abbiamo la lavastoviglie, mette tutto in lavastoviglie. Compro io con i miei soldi a Shelby, te la regalo. Cosa? Dovete essere scommessa, voglio sentire. Scommessa, se lui tenere questa pistola senza mai perdere per un mese, lui regala Shelby a me, ma che cazzo, un mese di attesa compro io. Ma sì, ma poi questo a 28 giorni va a perdere pistola apposta e così non ti dà un cazzo. Ti do qualsiasi cosa che vuoi. Una macchina qualsiasi che vuoi. Nai, non è questione. Se mai ciocchiamo mezzo milione di città. Ya. Mezzo milione di città? Poco però mezzo milione. Poco, voglio vedere, ma tu non hai una lira in tasca e mi dici mezzo milione, poco cazzo. Beh, tranquillo che se entra il circolo di andare ai campi, fare dissuasi giù. No. Ancora meglio di soldi, orgoglio. Se io finco scommessa, tu chiamare mio grande sommo maestro, ya. Per tutti i giorni. Se tu perdi pistola... Non devi chiamare maestro. No. Mio grande sommo maestro, ya. Tutte le volte che mi quindi se io perdo ti devo chiamare mio grande sommo maestro? Ya. Tutte le volte a me e mio fratello, ya. Invece Eric, mio grande speciale maestro. Speciale, se vinco io? Se vinci tu, niente, ti do beneficio del dubbio e non ti licenzio ora perché ti stai prendendo Shelby, va bene? Vale così, niente, no, fratello? Diciamo che è un po' sgravata questa scommessa, ya. Oddio, dove cazzo sei? Grazie per il like, amore mio, sei lavoro? Metti tutto base. Ci sta, eh? Sai che ho due tatuaggi su ginocchia, due rose.
Sai cosa significa rossa su ginocchia? No. Mai in ginocchi mai, boh. Mai inginocchiato in vita mia, non farò adesso per pulire scarpe a te, misero bastardo, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Giusto, fratello, ya. Yeah. Giusto, giusto. Ya, yeah, ya. Yeah. Anch'io non avrei mai inginocchiato davanti a nessuno. Ma mi sto svegliando. Ah, c'è la buona ora. Anch'io in 18 anni. Sto entrando. Ok. Devo essere sincero, ma non posso dire ora. Una volta è successo che mi sono... Oh, mai, cazzo. Avere stressatissimo. La dignità così. Stressatissimo io. Madonna, che problemi di testa. Ah, dovere fumare. Aver dimenticato. Un ginocchio mai, proprio nella vita. Mai. Dani, grazie per il like, amore mio. Come stai? Tutto bello. Eh? Tu sei dobbiamo cambiare il cosettino. Visto? Corteggiando la ragazza. Sempre, sempre. Eh no, è svantaggio suo, lui, yeah? Bene, bene. Se lui va in giro con cose... Ma dobbiamo fare il bando, cazzo. Dobbiamo fare il bando, io non ho mai tempo di fare un cazzo. Bassa qualità, yeah. Dovrebbe avere cose come... Cosa ti posso alta far quality. Capire? È bravo, bravo. Alte qualità. Dovrebbe essere VIP. Ah, non VIP, però magari capiscimi, no? La PlayStation, tutte cose così, molto, molto, molto. Sì. Amerone, bene, bene, tu come stai? Io bene, grazie, Dani. Allora, tutto a posto. Un po' sta scommessa. Io tutto a posto. Sono un po' stressato, vedo bianco e nero, ragazzi. Cosa farti fare se vinco? Ma perché continuo a vedere male? Ha fumato sigaretta. Devi dargli un po' di tempo, di un due minutini, poi ti si sistema. Cazzo, raga, non ho fumato, mi si vede malissimo. Zio, ieri hai pagato i ragazzi? Zio, ieri hai pagato i ragazzi? Comunque, chiamato, oltre alle sigarette, dovrebbero esserci qualcos'altro per tornare. È stato mentale. Sì, tipo le requirizie, caramelle, cose del genere. Hai ragione. No, Giuseppe e Giovanni, grazie per i like, bello mio. Tu rompi sempre con gli amici. Ma io non do tutte queste attenzioni a una persona, devo dirgli grande sommo maestro. Ma dove cazzo vivi? Certo. Se continui, aggiungo anche più bello. Il grande più bello sommo maestro in faccia di terra, ya. Ma più bello essere io qua. Aspetta, no, ma io ho detto maestro più bello. Tu non sei maestro, ya. Tu puoi essere grande venditore di pantofole, di Crocs. Grande venditore di Crocs. Ciao, Cele. Ciao, Cele. Io sono maestro di boxing, guarda. Tu sei 69 pezzotto, ya. Pezzotto. No, tu andare. Si sta puttando da palazzo. Ora metteranno anche... 69, ha deciso di No. Non ha pagato, ragazzi, zio. Ah, no? No, infatti io dovrei pagare ancora tutti. Dovrei pagare. Addio. Ma è un po' strana come cosa, ya? Io non voglio essere pagato. Ma ieri per almeno una settimana e mezzo non voglio essere pagato. Voglio vedere la pistola. Ma ieri abbiamo venduto cose da qui? Sì, minchia, se abbiamo venduto ieri abbiamo fatto... Ah, pagata l'ha fatto. Ma vaffanculo, hai fatto cagare addosso. Sono cagato addosso, maledizione terra. Celestino, Celestino, abbi un attimino di pietà per nostre orecchie. Cazzo, non urlare, ya. Ma sono anche basso. No, ascoltami, hai fatto venire domanda seria, poi devo scappare, mi dispiace, torno dopo. Ieri avete lavorato, c'è la qua? Sì. Manuel, amore mio, grazie per il like, benvenuto, bello. Come stai? 2 ore almeno, di fila, poi un'altra servito? Oretta. Sì, abbiamo fatto anche un... è venuto qua anche Cina, no? Ah, beh, ho affittato stanza per 200k a Cina ieri sera, eh? Ma non c'è un cazzo, chi ha fatto fattura? Io? Accede. Infatti ho chiesto di controllare se l'aveva pagata. Anche pomeriggio abbiamo lavorato, che siamo andati a prendere un po' di carichi e CL. No, Cina non ha pagato ieri sera, ti ricordi? Aveva avuto problemi con fattura, infatti, mi ha detto che mi pagava oggi, sì. Sì, ma lui pagare persona molto regolare, solo che purtroppo no, aveva avuto problema ieri sera, non si apriva fattura, ya. Ti ricordi? Oh, tanto siamo fratello, sempre che lavorano qua dentro. Mancano ragazzi più o meno 80-90k da... Perché io ho fatto ieri grandi calcoli, no? Preso conto... Bella Fabrizione, grazie per like e condivisione, amore mio! Tutto bene? Poi ho...
Tutto che grande, grande. Ho preso 32k per i carichi. Abbiamo fatto, vi facciamo una sorpresa stasera. 10 minuti ci sono. Tra roba sì, da sì, sì, zio. Tanto io sono in live, guarda, da meno, cioè, così da un'ora. Ancora un'oretta sto. Quindi se ieri avete lavorato e avete venduto... Tieni conto che io ho anticipato anche 15.000, quindi ci sono anche... Tu pensa comunque a tutte le persone che non... Allora, inizia a pagare per favore Celestino. Che ieri ha lavorato, più deve avere 15.000. No, ma quelli sono fuori costo, non si fanno così i calcoli di locali mai. Non devi contare quello che ti deve entrare, tu devi contare quello che... Io devo contare le entrate e le uscite. Nein. No, okay, dai, devi contare. Tu devi avere 15 cele, quelli di ieri o quelli di anche altri giorni indietro? Anche quelli degli altri, ma quelli facciamoli una settimana, non è un problema. No, timmi di testo, così iniziamo a sistemare un po' per volta tutti, così capiamo. Quanti giorni? Tre sere, totale più 15 dai. In più, giusto? Devo avere sì. 45k, 2. Ok, adesso fare io fare, però ti dico un'altra cosa, mi sono sbagliato e ieri c'erano 733.700. Nel conto in banca, poi io ho preso 32.000, quindi rimane 701.000, e avevamo 372.000 di roba da mangiare dentro, quindi mancano solo... Ah, anche lui bisogna pagare, che ieri non avrei pagato. Chi è questo cazzo, ya? È lui, è Boxic. Ma depresso, raga. Ah, è lui. Cosa depresso? Ma dalle che fatture hanno levato le fatture, hanno levato il telefono, hanno levato tutto. No, hanno cambiato, hanno messo roba che funziona. Hanno messo roba che funziona adesso. Abbiamo fatto togliere noi. Ya, proprio io, rotto i coglioni talmente tanto che hanno cambiato, perché non funzionava bene, ragazzi. Scusami, vuoi fare le fatture adesso? No, dover andare in import a comprare cose per fatture. Ah. Andiamo un attimo, andiamo a capire. Il libretto di fatture. Adesso andiamo a vedere. Non so bene cosa di fatture. Di telefono dover andare a comprare SIM. Installare, come era prima. Dover ereditare tutti i numeri. Posso richiedere il suo numero, signore? Chi cazzo lo sa? No, quello che c'era prima. Perfetto. Oddio, ma c'è le stesse foto delle stesse robe. Oddio. Ya, c'era un po' di problema, ya. Oddio, c'è tutte le cose vecchie, cazzo. Okay. Le lascio il numero? Aspetta un attimo. Allora, mio numero è 55. Cioè, mi devi dare tu IBAN, eh? Te lo do subito. Dammi un secondo che salvo il numero, se riesco a capire come fare. Ah no, ma dare IBAN un cazzo, non c'è più telefono. C'è banca. Più. Ah, ok, vista. Provo a vedere se funziona quello. Che cazzo che mi ha dato la SIM? Ma non posso, dai, andiamo giù a prelevare a bancomat e ti devo dare in contatto. 555? Allora, facciamo così. Io non ho una scheda, ecco perché non mi fa fare le cose. Allora, il mio numero è 55 56 09 okay. 56. Fare squillo io, Vabbè, se chi devo pagare per cortesia? Allora, loro due. C'è lui, quanto devo dare a testa? Allora, lui 10 come avevamo detto, giusto? Ieri avevi lavorato. Sì. E invece c'è le 45 perché aveva lavorato 3 giorni più 15.000 messo lui per importo. Ok, quindi 50. Guarda che adesso c'è 500.000 spaccato in conto e abbiamo già carichi, ragazzi. Vediamo di vendere tutto, prima di fare altri carichi. Dicevo, per i conti che facevi prima, devi tener conto comunque ci saranno 300k almeno indietro delle fatture. 200 solo una. Nein, c'erano 15k, ragazzi, di fatture. No. C'erano 300... 200, Sono 200 ieri sera più 80 o 90 di quelle vecchie. Scusami, ragazzi, c'era meno. Di fatture non pagate, c'era meno. Ragazzi, sei riuscito a farmi squillo? Ok. No, non sono riuscito manco a salvare. E i 200.000 non vanno contati perché sono esterni. Allora, me lo puoi ripetere di un affitto di un locale, non va messo in metà. Allora, nuovo contatto. Ok, 555 era? 5556? Fini. Allora, era 5556. Ok. 0956. Ma come si fa a mettere la SIM dentro il telefono? Si fa installa F4 e installa. Ma prima metti su USA, poi F4 e installa. Hai capito, installa. Oh, pallero. Allora, ripeto il suo numero, aspetta, 55 56
09. Sì, sì, ma anche la camomilla ne stavamo parlando, raga. Allora. Allora, 55. 56 09 56. Madonna, sono troppo forte. Sono troppo forte. Non da. Fatto squillo? Ma non ti va il telefono. Ma cazzo. 5-5-5-5-6-0-9-5-6. Allora, 5-5-5-6. Giusto? Allora, sono 3-5. 6-0-9-5-6. Aspetta. Dove hai messo un 5 in più? 5-5-5. Sì, ho messo... 6-0-9-5-6. 6. Si possono fare i gruppi WhatsApp e si possono mettere le foto profili su Carabinieri Catania. Questo essere costa. Allora, aspetta che salvare io. Scrivi il più bello del mondo, salvalo però. Allora. Fratello, io foto. Perfetto, grazie mille. Più anche tardi. Me, un milione mi devi pagare, ho vinto la scommessa, 8. Ma te ti pago in natura più tardi, ciao. Bellissimo, grazie. Di nuovo, questo continua a picchiarmi. Rappotti butto di sotto? È il problema del telefono nuovo, scusami. Eh no, premeti cazzotti in faccia. Non incitare niente, ma come faccio? Allora, ti butto di sotto, ti butto di sotto. Come si fa a levare il telefono con le mani? Chicco di riso. Come lo prendi? E baffan. Dammi il tuo numero, facciamo prima, dai. Ce l'è. Dimmi. Mi dai un bacio in bocca? Dammi un attimo che sto cercando di capire. Il telefono mani, ok, adesso ho capito. Dimmi il tuo numerino, Boxic. Non riesco più a fare niente, non mi si leva più il telefono nelle mani. F1. Nemmeno muscoletto indietro, nemmeno muscoletto esco, niente. Fai puff e rientro. Devo uscire e rientrare. Un bello starnutino qua. Ma non lo sai il tuo numero, quindi? E no, come fa a saperlo se... Sono riuscito, aspetta, allora, ora ti dico il mio numero. Aspetta. 7-4. Aspetta, allora, rubrica, nuovo contatto. Boxic. Tira il numero, ya. Scusa, ma io, scusi, no? Io l'ho comprata la SIM, l'ho pagata 3.700. L'app della banca e l'app dell'auto. F4. Quella dell'auto mi sa che non c'è più, purtroppo. SIM, non me la dà più, mi dice non è più alcuna SIM. Ai, allora devi comprarla. Ma l'ho comprata di adesso, poco fa, al negozietto, 3.600 l'ho pagata. Boh, non so che dire. Boh. Mamma mia. Ma non ti va? Telefono. Alcuna SIM, non so che è successo, ma ce l'avevo. Arrivo, regà, due minuti. Chiede? Rientro. Ok, adesso ho capito, mi ricordo. Ci sono. Mi vuoi dire il tuo numero? Non ce l'ho, devo andare a comprarlo. Ho appena scoperto che serve la SIM. Allora, adesso che arriva Pirlone qua, facciamo macchinata e andiamo a comprare SIM, ok? Yeah. Ah, l'ho spesi già io i soldi per la SIM. Vado un attimo su, dai, aspetta un attimo. Andre Lacca, grazie per il like, amore mio. Francesco Leponza, bello di casa, grazie per il like. Ieri sera ne hai parlato con la persona giusta. E a pochi siamo tornati tutti con il telefono che avevamo. Sì, sì, esatto, Andre. Ma no, anche ne avevamo già parlato il giorno prima, in realtà. Solo che non erano riusciti a sistemarlo ancora. Belli, amori miei, continuiamo a spingere con questi like, che siamo a 50 like tondi, dai belli. Pomeriggio arriverà a 100, è un bel traguardo, non so se ci arriveremo, ma ci possiamo provare. Se mi date una mano con le condivisioni, ce la possiamo fare. Allora, tu sei stato pagato, lui è stato pagato, perfetto.
Allora, in teoria dobbiamo andare a comprare un attimo sim per tutti, eh? Sì, sto cercando di capire se hanno cambiato qualcos'altro. No. Devo capire bene cosa di fattura, dobbiamo andare anche a import a parlare con Natalina. Lui sa come funziona. Ya. Forse magari bisogna fare tutte le volte come con le macchine, fare tipo un passaggio, usare un contratto, una roba così, compri 10 fatture e va a scalare forse. No, devo capire bene, perché essere stato poco tempo. Allora andiamo, dai, andiamo, iniziamo a andare qua, uno da una parte, uno dall'altra. Matti, amore mio, grazie per il like, benvenuto. Intanto ci segui, riesci? Ok, sì. Così andiamo fino a negozio. Beh, andiamo prima a import. Anzi, andiamo prima a negozio di telefoni, che se c'è bisogno che dovete prendere numero di import, almeno ci avete da salvare. Dove cazzo essere? Ma le porte si aprono e si chiudono? Sì. Ah, ok. Yeah. Perché ieri riuscivo. Salve. Buongiorno, signore, dica. Salve, ragazzi, sono. Sono dei vostri. Non so se vi ricordate, non sono entrato più 3 giorni ora perché stavo lavorando. Come ti chiami, ciao caro? Jack. Ah, Jack, yeah. Sono appena entrato, mi sono portato il telefono, non andavo, sono andato a prendere la SIM. Ha fatto bene. E poi ho scoperto un'altra cosa, non so se possa interessarvi. Praticamente ho comprato un po' di cibo per strada perché stavo morendo. E in pratica mi hanno dovuto fare una fattura, dicono che è cambiata la situazione, che è come se facessi passaggio alle auto, devi stare vicino e devi fare uso con, immaginavo. La fattura come se fosse un contratto, quindi devono essere presi le fatture comprandole all'import praticamente. Quindi noi dobbiamo pagare le fatture però, è assurdo questo. Esatto, come se fossero contratti di auto praticamente, quindi si comprano, da quello che mi hanno detto. Allora dovrei andare a comprare fatture a import. Sì, e poi ho installato, ho preso il telefono, stavo chiamando proprio Boxy, ho visto che non c'avevo più i numeri, era cambiato il telefono, che è successo. Ma sì, ce l'avevo la prima mano. Buongiorno Albertone, allora, andiamo un attimo in import allora, dai. Direttamente più volte. A posto, no? Sì. Quitate voi o devo quitare io? Io meglio di no. Guida. Sono parito. Allora guido io, eh. Jack, ha chiuso macchina, coglionazzo di mio fratello, andiamo a prendere di là. Arrivo. Stava vicino alla. Stava nel magazzino con la GoPro e la radio, la SIM. Non so proprio quale prendere. Era quello dietro. Qual era già il civico di Port Nord 5? 956. Fatto. A posto. Promesso. No. Andiamo. Tutto bene, ragazzi? Tutto bene, Jack, tutto bene. Dove sei stato sti giorni? Fatto abbastanza lavori e poi sono stato un po' per alcune questioni di famiglia eccetera, quindi è stato proprio fuori città, sono entrato 10 secondi un giorno dopo che uscito di nuovo, quindi ho potuto muovere anche dove stavo. Ma che cazzo succede qua? Sembra ubriaco. Ma? Oh, no, avere proprio il mio di vista io. Mettete cinturina, ma al bar come vanno le cose? Lux, sta andando bene, eh. Ricordatevi tutti, ragazzi, che da venerdì dall'1:30 in avanti c'è suite prenotata. Quindi se qualcuno vuole per venerdì l'affittate 2 ore prima.
Ok, ok. Quindi tipo se la vuole le 200 dollari 200.000 dollari ogni due ore. Ok, benissimo. Ogni due ore. Se loro tengono un'ora, cazzi loro, pagare 200 uguale. Ovvio. Questo marketing, yeah. E se fanno due ore e mezza, per esempio, poi la cifra è... No, due ore andare su a chiamare che devono scendere. Se vuole restare di nuovo altra mezz'ora, pagare 200 per altre due ore, poi cazzi loro. La cifra d'onda intera. Ya, yeah, ya. Yeah. Altrimenti viene fuori casino. Ah sì, è normale. Poi se uno ha fatto 200, vuole fare altra mezz'ora, giusto perché deve fare due cose, 10 minuti, gli facciamo pagare altri 50.000. Ok. Quindi teniamo per tutti 200.000 due ore. Due ore, è di fisso, yeah. Poi se uno dice io voglio fare 4 ore, perfetto, sono 400.000. E tieni per 4 ore. Vuole fare tutto il giorno? Fai conti, milioni e due, fare. Possono stare quanto vogliono, l'importante è che pagare. E dire prima, chiaramente. Col prenotare, ovviamente. Sì. Yeah, poi se vediamo che magari è serata che non c'è nessuno prenotato, arriva uno e dice voglio stare 4 ore qua, gli diamo, yeah, certo. Ah, yeah. Ho preso paletto. Cazzo, non ho preso paletto. Mannaggia, cazzo, ho rovinato mascherina. E qua non c'è nessuno. Buonasera, non c'è nessuno? No. Quindi bisogna vedere col 19. Allora andiamo intanto a comprare sim per cielo, dai. Sì. Vuoi quittare tu, check? No, è uguale. Vai, quittare. Ti metto un attimo. Uccido. Hanno detto che la sim, me la devo far puff e rientrare. Vuoi provare? Andiamo. Quando siamo più comodi, dai. Andiamo al negozio di sim. Mentre lui compra, tu provi. Così se non va, okay. Comprarti nuovo. Dare io soldi. Ok. No, perché l'ho pagato un sacco. Comunque io sono sfigato, raga. Vabbè, lascia stare, morire. Non demordere. Molto sfortunato. Per quale motivo? Che succede? Occhio, mettete cinta che Jack è un canaccio con la macchina. Mettiamo il cinturino, ya. Sì. Meglio. E se non pagano, pagano in natura. Ciao, bello. Ciao, Benz. Come stai, amore mio? Amber, ma su Discord c'è la possibilità di scriverti un messaggio in privato? Certo, Albi. Certo, amore mio. Mi chiamo The Hammer su Discord, raga, proprio. Non avete provato? Guarda, ti faccio una cosa. Facciamo così, ti metto l'invito. Oh, cosa fa quello? Ma che cazzo ce l'ha messo quel cane? Perché non mi fa scrivere? Ah, ci sono pizzicato la lingua. Oddio. Ok. Ti ho messo il Discord. Ma entra in questo Discord, poi troverai Boss The Hammer sulla destra. Clicchi lì e mi puoi mandare anche il messaggio privato. Capo, posso prendere un attimo? Eh? Ah, sta arrivando l'ambulanza, senti le sirene. Sì, sento le sirene. Vabbè, andiamo. Che è successo? Ci stava questo camion di traverso. In contromano. Sì, di traverso. Ma dov'è il camion? Io non vedo. Ah, quello lì, furgoncina? Questo arancione. Ci sta questo. Ah, signore, a terra. Andare a vedere. Dobbiamo aiutare. No, l'ambulanza. Mi servirebbe aiuto. Caro. Ciao. Ma cosa fa contromano su autostrada lei? Ma è impazzito? No, ma non stavo contromano. Si è girato il furgone. Che hai andato il botto. Come non sta contromano? Guarda dov'è. Perché sta andando le botte le altre macchine mentre stava a terra. Allora, vabbè, prendere in braccio che portare all'ospedale, dai. Sì, dai, sì. Vieni. Grazie.
Qui bisogna fare attenzione che non ci investono. Ecco, ti sapevo io. Siamo su autostrada ed è buio, cazzo, ragazzi. State attenti. Corrono come i pazzi, loro. Vai, portiamo il ragazzo a ospedale. Disegno già dal tuo Discord, sono Album X. Ma non scrivo. Ok, adesso riesci? Vai sulla destra dove c'è la sezione dei ruoli, c'è Boss, c'è The Hammer. Ci clicchi sopra, invia messaggio. Ah, dovrei accendere anche fanali, ragazzi. Ma hanno tolto l'ospedale, ragazzi. Ah, no, eccolo. Hanno spostato, ya. Ah, l'hanno spostato? Ya. Ok. Ok. Ma i finali praticamente sono andati quando abbiamo tamponato il furgone del ragazzo. Che è successo, raga? Aver fatto incidente, c'era il ragazzo contro mano su autostrada, aver fatto incidente e volato fuori da finestrino, ya. Bello. Ma hanno aperto due negozi nuovi. No, ha sbagliato strada. Hai luci spente, caro? No, si sono fulminate, caro. Ah, con la botta? Quelle dietro vanno, quelle avanti. Porca miseria. Allora perché avere battuto di fronte, ya, ya? Sì, perché stava di traverso, praticamente in orizzontale. Finisco di lavorare e ti scrivo subito, grazie. A figura di Albi, nulla. E tutti quelli che siete in live, entrate anche nel Discord, ragazzi, mi raccomando. Lì potete rimanere un po' aggiornati sulle situazioni, vi arrivano anche le notifiche lì. Non mi aspettavo questa cosa. Perché ridete, che è successo? Perché il clacson si addice... ma ya, no, lì è non avere capito, importatore, aver dato macchina con clacson di macchinina di bambini, cazzone. Ci sono rimasto male, mi vedi? Ya. Una macchina del genere che sono una macchina dei guanti. Check il radio. Check. No, c'è nessuno. Ah, mi sentite? Ya. Ma non stiamo andando. All'ospedale nuovo. Ma come ospedale? No? Stiamo portando ospedale, sì. Signore. Ya, ya. Allora tu nessuno chiamare. Ya. Dottore, ecco. Dottore. Buonasera, potete curare un attimo? Avere bisogno questo ragazzo, purtroppo ha fatto incidente su autostrada. Portalo lì. Ya. Good. Tu giochi, ya? Ya. Dove mettere? Un attimo all'ospedale nuovo e poi andiamo a comprare le sim. Ecco. Vuole raggiungerci? Perché vedi comprare sim? Perché adesso servire. Quindi il mio cellulare non si allontani, signore, che gli devo fare la fattura. Ok. E no. Signor nessuno con te? Sì? Figo l'ospedale nuovo. Almeno lavoro fai, la vedo bella elegante. Ma sei cretino, Diego. Sta parlando col dottore dopo. No, io faccio lavoro, faccio proprietario di Lux e proprietario di banca Blaine, ya. Yeah. Ecco, mi sembra star uno che veste così. Papà. Mi fa piacere, la vengo a trovare allora. Ya, yeah, lei gli piace? Grazie. Mi state distruggendo, mo. Mi scusi, signora, avrei avuto un attimo di confusione. Sì, capivo. Sì, no, la vengo a trovare allora. Perfetto, venga, noi offriamo tapere una volta, Va bene, grazie mille. Arrivederci, dottori, buon lavoro. Arrivederci alla prossima. Allora, complimenti per il nuovo ospedale, yeah. Grazie, molto bello, grazie. Molto bello. L'altro era un po' più comodo da arrivare, però molto bello questo, Medical Center, molto più carino. Infatti, c'è anche parafarmacia lì. È l'unico c'è la farmacia. Nel mondo, questo ospedale. Avete solo voi? Ma sì, vuoi metterci molto importanti. È il primo in classifica che abbiamo avuto noi. Ma signor Cinocchio, essere una mente molto buona, Sì. Io adesso andare, vado a comprare una sim, che qua dovrei comprare sim per cellulare. Ok, andate. Arrivederci, ragazzi. Ma voi avete già comprato fatture? Sì.
Sì. Come funziona? Bisogna andare a comprare import? Dovresti prendere... Sì, intanto import ti prendi... Ho visto che sono gratis, a noi ce l'hanno dato gratis. Allora, ti dovresti prendere una persona in privato, non devono essere tutte vicine, sennò gli dai le fatture agli altri. Te ne prendi uno in privato, gli fai la fattura, descrizione, costo, e fai sempre submit che è invio, e gli arriva quella persona. Molto, molto scomodo per locali, però. È un contratto di oro, è per tutti. Ma vabbè. Adesso poi vediamo. Abbiamo parlato in CAF. Ci abbiamo litigato. Vabbè. No, mai litigare. È arrivata a una conclusione che è successo che se la fattura quel signore non lo deve da, non lo fa. O ti prendi il documento d'identità, gli dici di mostrarlo e ve lo segnate. Ma adesso ti fa vedere se ha pagato, no? Sì, ora io mi sono preso, lui è svenuto in privato, gli ho fatto la fattura e me l'ha pagato. Ok, ma se lui non paga vedere, giusto? Se non paga subito, se non paga subito, non so se non te lo cala nella banca. Però problemi non lo so, guarda, neanch'io mi piace questa situazione, però dobbiamo stare zitti e stare giù. No, mai stare zitti, non vi preoccupate, adesso io no, cercare no, di capire guarda, come funzionare. Ne ho parlato io, c'è stata una discussione, litigata, alla fine niente, è così. No, vi preoccupate ragazzi, voi siete persone sempre molto ascoltate, non vi preoccupate. Adesso noi cerchiamo di risolvere il problema. No, invece no. Sì. È proprio così. Credetemi, voi mi conoscete me? No. La conosciamo, Okay. Piacere, Tony Cross. Piacere. Hans Schnauzer. Signore mi conosce, non si preoccupi, lì tira che non c'è problema. Cercherò il modo sempre di far ascoltare. Hans Schnauzer. Come era prima non funzionava un cazzo, signori, perché se prima ma se non pagare fatture nessuno pagare, ma gli mettevi 3 giorni di scadenza e non pagava lo stesso. No, signore, quello non funzionava, per quello abbiamo dovuto cambiare. Capisca? Okay. C'eravamo noi locali, avevamo tutti i buchi da 300-400k, chi un milione di buchi. Allora sicuro pure noi ce l'abbiamo qualche buco. Sì, noi. Però vostra attività non essere vostra, cioè per dire, no? Voi non prendete soldi, capitemi. Io da attività, se non pagare nessuno fatture, io comprare import, però pagare e gli altri non pagare me, arrivo al punto che attività è essere senza soldi. Noi fatture paghiamo l'import, dobbiamo pagare pure i dipendenti. Ma io dovrei comprare panino per dare a lei, Sì, io pagare panino. Ma anche noi. Prendiamo bevande, cibo, siringhe, bende. Non capisci. Ora ste fatture. Noi pure abbiamo i nostri commerci. Sì, ma io dico, se io non comprare panini da vendere al locale, non potere vendere niente. Se io vendere 2 panini e voi non pagate i 2 panini, io domani poter avere, non ho più soldi per comprare 2 panini da rivendere. Ok, ho capito. Quello problema di attività è stato quello, perché c'erano troppi buchi. Questo, oddio, se con queste fatture riescono a mettere il numero di scarpe, lì sarebbe buono. Adesso poi dopo quanto chiudere tutto può andare a parlare, non vi preoccupate, cerchiamo di risolvere sempre tutti i problemi. Noi, guarda, è stata una bufera. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Va bene. Risolveremo qualsiasi problema. Buon lavoro, perché c'ho una chiamata. Arrivederci. Signor Hans la chiamava suo fratello. Che vuole, rompicoglioni? In radio. Devono fare solo qualche modifico, allora poi... Diamo un attimo a Lux, dai. Dove andiamo? Scheda. Prima scheda, tanto scheda, è qua vicino. Io ho visto che ci sono negozi nuovi sul GPS, quale? Dei 3. No, io vorrei capire una cosa invece. Sul tu dove l'hai comprata? La cosa l'ha comprata? Cioè. Sul GPS ho visto casa prima, sono... Per favore, che... Non ho visto tipo avvivendo e ha dato un punto sopra al protettore.
perché io le sono andato a vedere, capo, ma sono troppo io non è che potere fare il cazzo che voglio, ragazzi, io essere occhietti, io non potere fare il cazzo che voglio, essere occhietti, no, parlavo radio, ragazzi, non parlavo quello, scusate. Ma cosa deve fare? Prego, prego. Arriviamo tra due secondi, comunque compriamo scheda, arriviamo, Alessandro De Di Martino, grazie per il like, amore mio, benvenuto. Allora, Hammer, ma ieri la challenge, quale challenge, Ale? Gli ho bucato la ruota Eze, mi ha anche ammazzato quel merda. Gliel'ho bucata dopo. Non so se c'eri ancora, ma... Le risate fra Michele Scappa. Lato, grazie mille per il follower, benvenuto sul canale, amore mio, grazie di cuore, amici. Che sta succedendo? Ah, sto cascando, mi sono sciolto. Ah, pagato la... le 500 stelle, Alessandro, della challenge di ieri. Ma no, amore mio, ma ne avevi già date tante, l'ho fatto volentieri per te. Grazie mille, Ale. Sì, comunque gliel'ho fatta da ridere, fra. Si è incazzato come la bestia e mi ha sparato quel merda. Ok, ce l'ho. A posto, dai. Avete sì? Sì, quanto, intercalare il level lens. Quando stai in vicino a lui non poter avere occhiali, ya. No, è proprio intercalare il level lens. Lui è scippato dagli occhi. Ya, yeah, anche a me. Signor, comprate 5 per sbaglio, gli altri ragazzi... Vendigliele tu. Dove andiamo, ragazzi? Vabbè, vendigliele, dai. Vabbè. Ho visto che l'importo 956 è aperto adesso. È aperto. Andiamo un attimo Lux che c'è fratello rompicoglioni con Ghost. E facciamo prendere macchina e vengono con noi magari. Perché ci va chi... Cioè io... Tanto fatture non fare... Ah! Ecco. Oddio. Avere visto entrare a cannone questo qua proprio. Vero. Annaggia cazzo. Mi ha sfondato la testa. Sta scendendo. Yo, bello. Ya? Yeah. Che cannone, era la mia corsia quello. Ya, ya, però avevamo macchina parcheggiata lì, vedi noi. Quindi stavamo montando piano per schivare macchina, tu sei arrivato cannone pieno. Diciamo che è un problema, per farti capire, io vedo invisibile, sono invisibile. Immagino. Con l'incidente, no? Come? Ti hai perso i capelli dopo l'incidente, no? Che senso? Io sono l'uomo invisibile adesso, non vedo niente. Ah, ok, allora ti conviene svenire un attimo, fai uno saluto. Vado a comprarmi la sim, poi si vengo, dai. Ciao. Ciao. L'uomo invisibile, abbiamo conosciuto anche l'uomo invisibile. Neanche mi ringrazi per il like, mamma mia, che scandalosa. Oh, Alessandro Di Martino ha fatto anche... la sub, grazie mille Ale, grazie per il like a quel rompicoglioni del nostro angioletto moderatore che arriva in chat a dire rompi cazzo che non è altro. Ero senza abbonamento, no? No Ale, è uno come te senza abbonamento, no? Amore mio, devi fare uso, poi fai F4 e installa. Ah, non ho fatto installa, giusto. Il nostro top donator senza abbonamento non si può vedere, fratello mio. Ti devo fare una statua nel caso. Eccolo lì. Madonna, sta cosa mi tocca i nervi. Comunque è bellissimo quando la fai perché mi incazzo sempre. Non essere più Hive Drops. Quello era comodissimo. Quello però è essere molto sgravato, ragazzi, perché io avrei dato quel numero con airdrop una sera una kank, mi sono accorto poi subito appena fatto che avevo fatto cazzata, ma ormai c'era scritto nome e cognome. Perché con airdrop da nome e cognome originale. Esatto, quindi è molto bene che è andato via quella cosa lì.
Invece così, o altrimenti dovevi dirgli, vabbè, segnatelo e glielo davi a mano così. Perché non mi chiude la macchina adesso? Mannaggia il cazzo. Ancora. Raga, non mi chiude la macchina. Apri, chiudi porta, mi dice. Ok, chiusa. Dove essere Eric? Siamo un attimo. Io, raga, faccio un attimo buffe che devo. Ma siete coglioni, raga. Noi stiamo andando in giro. Veniamo a prendervi a Lux e voi vi siete andando a Vanilla. Va bene, grazie. Quello vede solo figa. Andiamo, dai. Prossima volta che chiamare, rimane da solo come cane. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Io devo un attimo buffare. Basta, come dire, di meccanico. Bisogna sentire un import. Andiamo a import. Ha detto che è aperto. Sì, c'è quello. 19. Non è vero? Il 19 sta più vicino. Ho quello altrimenti 956 dobbiamo arrivare. No, siamo andati su e chiuso. Non c'è nessuno. Ma hanno scritto. Non hanno scritto che era aperto. Hanno scritto dopo che siamo andati noi. Esatto. Adesso 18:51, vedi. Però se chiamiamo il numero 555 76 7. No, andiamo da vicino, ragazzi, andiamo da vicino. No, 19, dai. Che io venire ti scheta, ya? No, esatto, però pensavo ci aspettavate a Lux. No, io ho macchina, ok? Allora. No. Ah, era aperto. Oh, ci ho messo un'ora a chiuderla e poi non si è chiusa la macchina di merda. Praticamente queste macchine qua le devi chiudere da un pochino di distanza. Ma se ti ci metti vicino non si. Dì a mio fratello quello coglione ti deve venire a import 596 che si sente come si fanno fatture. Signor Eric, attimo, c'è la porta aperta dietro. Riesci a raggiungerci all'import 956? Che così impariamo tutti a fare le fatture. Già, già arrivare, perché anche fatture è cambiato? Tutto cambiato. Ah, tutto ok. Il bello è che posso immaginare cosa provi alle tue orecchie quando lo fai. Prova a immaginare con le cuffie che ho io, le Astro, con il mix amp, tutto registrato al massimo sulle voci. Per sentire meglio le voci e meno i rumori. Quando mi arrivi da dietro e mi fai ANS! Pezzo di merda. Mi fai saltare, cazzo. Maledetta Ten. Allora, amore, stiamo un po' mollando con i like. C'è stato un bel boom. Siamo arrivati a 60, ma adesso stiamo mollando. Dai, forza, belli. Ancora un colpetto, ancora un colpetto. Colpetto importante. Ma dove sta andando questo qua? Dovrei andare a 596 e no import 19. Ah, ok, allora sto sbagliando perché io ho chiesto 596, avevo detto più vicino, ma il più vicino a noi era quello, mo. Dove stavi? Eccolo qua. E 596 aperto, capito? Sì, quello sicuro perché mi sono. Ciao, lei, ciao Davidone! Come stai, volevo? Che si dice? Oh! Sì. Mi sta bene. Dai, non ci ho fatto i colpi per spararli, cazzo! Cazzi tuoi! Come cazzi tuoi? Ya. Bastardi, aiutateci! Tirati il cazzo, così impari la prossima volta a venire dove ti dico io, invece di andare a pensare solo fica. Io sono in macchina con Eric. Bene. Ma almeno rapiscono tutti e due, ya. Dai! Non voglio perdere a sto merda. Se ti rapiscono non ti possono rubare pistola, se non spari. Vabbè, tanto già stanno finando, sta bello. Ciao bello. Stiamo arrivando all'import. Ma? Cazzo capita qui? C'era un camion che volava. C'è gente che si mette a fare chiacchierate in autostrada da macchine, ma. Come se fossero pure al bar, praticamente. Ya. Rovinati proprio. Un furgone che volava vicino alla scogliera praticamente della montagna. Stanco, appena staccato da lavoro e ho anche mal di schiena. Molto bene, Davide, ne hai fatto un plane, amore mio, praticamente ce l'hai tutte tu. Adesso mettiti qua, seduto, alla scrivania.
tranquillo, o dal telefono, ti prendi una bella birretta fresca, una bella sigaretta e ti metti qua a goderti una mezz'oretta di live che ti rilassi dalla stanchezza e ti fai passare mal di schiena. Che ne pensi? Buongiorno, son Gesset. Togliti sta pistola da mano. Bastardo di me. Buonasera. Buonasera. Tutto sporco di sangue. Tutto bene. Ma aveva detto che era aperto qua. Gente. Fulcio. Oh. Scemo. Gente. Ma dai, scriveranno ciò che è aperto. Ma dove cazzo sono andati? Io troppo problemi di schiena reale. Guarda, cervicali non me ne parlare, Davidone, perché se io sto con la testa tipo così su cuscino così per mezz'ora, mal di testa tutto il giorno con la cervicale. Tu ridi, ma sono 5-6, siamo qui, minchia. Stavo tirando giù tutti i santi io, Eric, in quel momento, sai. Ma dove sono? 5-6, siamo qui, ragazzi, hanno scritto. No, siamo qui, l'ho scritto io. Ah! In modo da fargli capire, ma ci state oppure no? Perché secondo me vanno su... pensavo mi avessero risposto a loro. Wow, fatama. Come, come il medico, su appuntamento. Fatama. Fatama. Tutto bene, fatama. Tutto bene. Ma come stai? Sara, perché ti amo? Come stai? Le emozioni che sono tutte ingrippate. Dove trovare Tunes Custom? Tunes Custom, dove trovare? 567. Vicino al Pacific, perché sono ingrippato e sto bene. Sarà che sono grippato e vola vola si sa. Sempre più in alto si va e vola vola con me. Il mondo è matto perché... Ma perché non potevo lasciare a terra morta? La canzone. Ma guarda che canzone, devi prenderne una al giorno, non una all'ogni ora. E dopo tutto... Come pastigliette, ti fa male. Ti amo, è un'emozione che scende piano piano, stringimi forte... E stammi più vicino. Se e chi lo salta è un porco Arduino. Oh, lele. Forza Milan. Po, 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 po. Forza Milan. No, po, no, po, vabbè, po, me ne vado proprio. Po, po, forza, no, ti... okay, no, questo. Grazie. Che squadra ti fate? Ce ne andiamo. Il Milan. Sempre solo Cranti Azzurri, ok? Ok? Proviamo ad andare all'altro import, raga. Ma io ho provato a chiedere, ma qual nessuno ha risposto. Ah, neanche l'altro? Ah, guarda, adesso. Adesso. Andiamo all'import 19, dai. Ciao, raga, noi andiamo all'import 19, quando sono nato che ti fa il Milan, non meno per le amiche, capito? Perché ti spacco tutta, scemo. Forza Milan. No, qualcuno in macchina con me, no, da solo, bastardo. Non è il mio problema, no? Adesso siamo scesi tutti qua. Raga, lasciatemi da solo con Hans, così di canto tutto il ritorno Forza Milan. Scherzo, la macchina chiusa. Capo, avanti, più avanti, avanti. No, basta. Che pezzo di merda. No, frate. Wow, vado. Dove si va? Ah, 19, import 19. Hanno scritto adesso che è aperto, speriamo che arriviamo lì, non vanno via. E quando arriviamo là è finito. Facci lo seguo a ruota. Anche io con il... Oh, mia. Anche tu sei del Milan, maledetto Giancarlone. Beh, Milan è una bella squadra comunque. Tutti insieme. Forza Milan.
Molto meglio la Juve, ma anche il Milan è una bella squadra. Il problema è che quest'anno faremo di nuovo cagare finché non manderanno via Allegri, ragazzi. Purtroppo rimarremo così a vita a guardare i disastri che combina Allegri, raga. Hans? Senza parole. Mangio due fonti, io c'ho fame. Faccio aperitivino qua con voi. Yes, sono Milano, posso parlare? No! No, banale no! Da punto di vista! Macchina, ai 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 ai! Chi è Juventino? Tu! Chi è Juventino? Si può sapere dove siamo andati? Dicevo a Merone, mi hanno operato ad aprile le cervicali e mi hanno... ancora male. Le operazioni lì sono belle delicate, Davido. Di nuovo lui. Ma frate, mamma, vuoi morire guarda, sono tutto intreppato, sali. Vuoi morire oggi. Vieni, che devi fare il coro con noi, vieni. Vai. Forza, Milan. Sali. Vai. Forza Milan. Niente, non va. Sta tutto vai, frate, ma sono tutto intreppato. Sì, Ghost, sì, lo devi bannare Ghost. La prossima volta lo metto. Allora, giocatore. Li ha. Sono buoni, ma Allegri è il gioco che fa non è da Juve. Pienamente d'accordo con Gianluca, ti faccio un applausone per il tuo pensiero, Gianluca. Pienamente d'accordo con te. Un grandissimo coglione quello lì. Caro, ricordati, forza Milan. Oggi sono tutto così, oggi tutto così, vada. Buonasera. Belli. Sto a posto, tutto. Salve signore, come sta? Salve. Tutto bene, lei? Tutto a posto. Bene, grazie. Volevamo un po' capire la storia di fatture. Allora, le fatture... vi dico come mi hanno spiegato quelli dell'alto. Yeah. Praticamente i locali possiamo dare, le fatture sono gratuite. Ok. E possiamo fare un carico di 1000 fatture al locale al giorno. 1000 fatture, 1000 di sì, carico. 1000 di carico. Buono. 1000 di fatture o 1000 di carico? 1000 di carico. No, di carico, di fatture. Ah, 1000 fatture al giorno. Ma non fate parlare Ghost che non capisce un cazzo, per favore. Ragazzi, stiamo parlando di fatture e ti dà 1000 fatture. Giusto. Ha arrivato l'altro. Vai in macchina. Ma che 1000 tu... fatture mi pare strano. 1000 fatture. 1000 fatture, ti danno 1000 fatture al giorno. Sì. Ah, va bene. Che c'entrano i 1000 dollari? Che c'entrano i cibo e acqua? Ma che cazzo sono io? Allora, ci dia 1000 fatture, grazie signore. Sì, voi siete il locale? Quale locale avete? Lux. Ok. Quindi noi potremmo vedere solo 1000 volte e poi fatto basta? 1000 fatture, puoi fare 1000 carichi. 1000 fatture non avere fatto ancora tu da quando abbiamo aperto. Complessivo. A chi le posso dare?
A me, dammi il diamante. Ah, Celestino, Celestino. Quello... No, questo non tagli niente. A lui, lui. Questo qua con... Ti metto nel bollo della macchina, non c'è la macchina. Deve ancora capire cosa sono fatture. Già, lui crede di fare... Mi è andata a me. Va bene, va bene. Fatturati, amore, no? Quella ti fattura. Adesso ce l'ho io le fatture. Allora, domanda, signore. Per usare fattura. Salve. Adesso se io comprare qualcosa a lei, no? Sì. Devo pagare fattura. Se io non pago, viene scritto. Se pago, viene scritto. Aspetta un secondo, se me lo penso. Allora, signora. Salve. Bene. Potrei parlare con un direttore? Okay. No, adesso ha occupato un attimo un raccatto con noi gli occhiali, ok? Va benissimo, sì, posso aspettare, non è un problema. Allora... Okay. Eccomi. Lei è proprietario del locale? Se mi può ripetere che no. Mi dica, sono io il direttore qua. Allora, le dicevo. Possiamo parlare un attimino sì. Privato così non... Praticamente, se io adesso dovrei fare fattura al signore qua, no? Sì. Da locale. No. Viene scritto che ha pagato oppure no? Allora, devi fatela pagare subito perché non c'è più il... Non te lo dà più il letto? Non c'è più che puoi vedere chi paga o chi no? E quindi devi accertarti che te la pagano subito. Ti viene scritto che quando lui paga, viene scritto che è stata ricevuta, è stata effettuata un pagamento okay. Al suo locale. Ok, ok, perfetto, grazie, gentilissimo signore. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo bisogno di carico per Lux, siamo a posto ragazzi, già che siamo qui. Abbiamo bisogno di qualsiasi cosa. Allora torniamo poi. Grazie signore, arrivederci. Vada da signorina che è molto bella. Ya signorina di locale. Mi sta guidando la macchina. Ma vada ma. Cosa dovete sto meccanico? Voglio andare subito meccanico. Ciao cuccio ma. Andiamo a Lux che mettiamo a posto le fatture raga noi intanto. Vedi provate a farmi. Tu prendere Celestino, dai, darmi. Cosa la strada? Pronta mo. Ah, quindi a te non interessa come funziona una fattura? Devi andare prima a aggiustare macchina? No, poi io non fare più di macchina per lavorare, capito? Ma adesso stiamo cercando di capire come funzionano. Dovrebbe interessare più a te che a me, Facciamo un attimo fatto che dobbiamo fare, poi andate tutti a fare che cazzo vi pare fino a stasera. E tu voglio rompere il cazzo urlando tutto il tempo forza? Oh, no. Questo era contromano. Ma pesantemente, vero? Dai, 8.000 guidare ogni volta, cazzo. Io perché fate guidare questa bestia? Non dovevi guidare. No, lui non deve fare niente. Forza, Milan. Vale, lui cafoncello. Allora, aspettate che vi leggo, raga, che non mi sono perso qualche pezzo. Allora. Sono tutte increpate, frate, ma... Voglio una vita spericolata. Cioè, frata, ma tu riesci a capire che... Cioè, io sono... sono da 4 vite con lui. Ormai il calcio italiano è morto, mi dispiace, ma chiunque in Europa è superiore a qualsiasi squadra italiana. Guarda che la nostra squadra è molto forte, Angelo. Non abbiamo il gioco, ma la squadra è forte, Sì, è vero. Cazzo, sono forte, frate. Pallero. Sei un forte X, sei. Chiesa Pogba, Di Maria sono tanta roba, ma sono tutti tanta roba. Guarda, anche Bremer è tanta roba. Locatelli. Sì, è vero perché hanno soldi. Ma sono tutti increpato. Parcheggio perfetto, diciamo. Parcheggio perfetto. Tieni... Vieni qua, Fatana. Oh, passami la fattura, fammi vedere. Aspetta, lo passo io lì al qua TG Hotex, lì come cazzo si chiama chi? Questo è per aver guidato male. Fermo! Yeah, yeah. Cazzo volete tutti da me? Ma pezzi di merda, ma te ti faccio tornare. Ma bastardo di merda. Ah, dai, puoi chiamare anche tu? Mannaggia il cazzo. Oh, chi ti la porta? Ma ti metto col culo sul Vesuvio e ti faccio bruciare il culo, hai capito? Buonasera. Io che hanno soldi? Da fuori avere un presidente?
faccio lavare il culo con la lava. Allora, intanto mi devo prendere da mangiare bene, sì, ragazzi, perché non c'è niente. Prendetemi in braccio che devo mangiare, ciao. Ma? Allora, ho capito, frata, quanto ma... abbiamo? Ho uno da mangiare e 5 da bere, devo prendere 5 da mangiare. Devo fare la pappa. Allora, 5 da mangiare. 102, prendiamo questi. Cosa sto mangiando io, bastardo? Spinaci, porco... Devo mettere su massa muscolare. Ok. Okay. È arrivata? Sì, gestione fatture, pagare, paga, l'ho pagata. Hanno pagato la fattura dell'azienda, ok. Perfetto, perfetto. Ok, allora praticamente devi prendere la fattura da lì dentro, te le ho messe tutte lì. Sì. Ti venivo dal cazzo. Ti prendi la fattura da lì dentro, te la metti in tasca, poi la prendi, la metti su USA, una, sì. Mi raccomando. Sì, sì, sì. Che sia una. Quando fai USA ti dice di mettere la descrizione, che ne so, 5,5 o metti sì, cibo, sì. Metti che cazzo ti pare, e poi schiacci l'importo. Chi hai vicino prende la fattura, quindi devi far allontanare la gente ogni volta. Non posso tipo selezionare. Come tipo macchina, esatto, tu no, non puoi selezionare. Allora tu devi dire chi fa la fattura, qua c'è la cassa, raga, dovete dire così, qua c'è la cassa, le fatture le fate qua. Ok. Vuoi servite da bere lì, quando gli dai da bere... No, prima di dargli da bere, fai venire i clienti sì, qua. Sì, 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 gli fai fare lo scontrino, tipo come fosse, ok? Dici, gente, venga qui, uno solo, ti faccio fattura. Bam, quando ha pagato, prova. Vai qua, prendi da bere e glielo dai. Provare okay. Ti fattura, yeah, ok? Sì, sì, avrei già provato. Adesso a me qua di dietro, pancone, no vicino. Okay, io sto provando, guarda che ti è arrivata, non mi ricordo come ti chiami qua dietro, te la faccio da un dollaro. No, ma fallo andare dall'altra parte del banco, vai dall'altra parte. Ah, vediamo vale, se va. Yeah, tutti qua ti fare tanto. Salve. Mi può fare una fattura senza Rocky? Consumare per favore? Dai, perché sto pieno di soldi. Che c'ho la fattura aperta. Rocky, tu per dire chi qua. Non c'ho la fattura aperta, non posso muovermi. Ah, ok, c'è a stare dall'altra parte tipo ancora. Ok. Siamo tutti di qua. Oh. Vuoi andare a cacare, ok? Che non ti fa muovere, capito? Una volta che l'hai aperta sei fermo. Esatto. Dove sei. Tremendo, tremendo. Ok. Uno. Ok. Aia! Ho ricevuto una fattura. Ok, un dollaro. Allora, sono fatture, un dollaro. Ok, sì. Allora ti funzionare ti altro patta tipo... Ok, perfetto, perfetto. Ok, la posso fare un attimo pure io. Vedete a chi arrivo la fattura? Allora, vai dall'altra parte del bancone. Però non sprecate, raga, perché alla fine ne abbiamo 1000. Toccare chiappe. Magari sì, ne facciamo 1000, però... Io il procedimento lo so, io voglio solo che funzioni come il conscious. Allora, sarebbe da far spostare tutti e lasciarne lì solo uno. Fatto. Hai idee? Ya, ya. Aspetta, come stiamo? Per quello che ti ho detto, alla fattura gliela fai fare là, hai capito? La fattura mi chiami qua, io vengo... Mi fai la fattura qua dove c'è la cassa, capito? Gli dici venite dove c'è la cassa, fai pagare. Ok, quindi faccio fattura USA e poi l'importo e basta. Esatto. Lo metto qui, dovrebbe prenderlo. Ok, inserisci il costo. Ah, quindi all'inizio è il numero di fattura che tu fai. Firma, A posto. Hai ricevuto una fattura. Ok. Quindi la prima volta... Aspetta, tu finché non vedi quel... Aspetta. Oh. Ecco, bravo a tu mettere ti mani. Ok, vedi, finché non ti arriva sto avviso, ragazzi, non date un cazzo a nessuno, perché sennò okay, sono soldi yes. Persi, eh? Sì. Yeah, questo bravo. È un pochino come quando stavo in Italia, diciamo. Solo ti mani fianco a te, no? Avanti, ok? No, sì. Bravo. Ecco. Vabbè, spiegaglielo anche allo zio, poi, che finché non vede la notifica, perché lui è impegnato a fare l'amore con voi. Fratello, adesso di quarta chiappa lì, puoi mettere le mani più avanti. Aia. Che cazzo fa?
Perché tu picchiati di noi? Perché stavate facendo otti uscendo il luogo. No. Salve, io tornato. Ya, cosa fare? Vieni sotto. Che stiamo provando le fatture. AIDS. Oddio, levate il cazzo, frate. Ebbene, non si saluta. Ciao, Lallone, scusami, stavamo provando le fatture. Pure mio. Anche la mia squadra è forte. Forza Napoli. Sì, anche Napoli è forte. Sì. Però non mettere le mani avanti. Signore, è inutile che fate lo sbruffone senza di me. Mettere il dito nella chiappa. Oddio. Chi sei tu, Ale? Vuoi abbracciare un po' con te, mio fratello, ok? Ah, ok. Via lontani, allora, lontani. Dovevo abbracciarmi qua. Vanno a mettere dove fanno le due lampade. No, le fatture va bene qua perché c'è la cassa qua, raga. Qua c'è la cassa, vedete? Sì. Vai lì alla cassa e fai la fattura. Ok, io ho portato fattura. Dai, un abbraccio, papà. Dai, ma perché? Ok. Ma ieri... Dai, un abbraccio, uno. Ho codato alla grande, dammi. Non ti stresso più, dai, un abbraccio. No, io andare a prendere. No, io no, no. Sì, ieri mi ha codato alla grande, il maledetto. Ragazzi, ma per caso ci sta il no, aspetta. Il camerino dove andare. Ok. Il camerino dove andare. Sopra. Ok. In alloggio. Fare usa? Ah, okay, su. Sì, sulla scaletta che va sulla sul palchino. Ok, vabbè, comunque mi devo fare. Ma è entrato un cane. Tu vuoi citarmi il PS, sennò io ammazzare te. Ok. Ma che maglia tight lab? Oddio. Ragazzi, mi vado a mangiare la cocco sen. Che te va a mangiare? Cucuzza, leggi, non usate tatuaggi, stiamo mettendo a posto tutto, porchi tutto tatuato, cazzone. No, ya, invece, ya, bravo, 35.000 di tatuaggi, poi venire, no, per cazzo senza soldi, pezzo di merda. Sono andato a fare il camionista io per guadagnare soldi, bastardo. Come non ti paga? Okay. Non hanno pagato? No, hanno tolto la funzione banca? Tanto non ha colpi. Esatto, non c'è colpi. Io sì, però. Allora, colpo. Help me. Capo, ma visto che lei ha colpi, ma mi conferma che 200k, 300k cada uno ogni singolo proiettile? Yeah. Un abbraccio. Madonna. Cioè, quindi per farti una ricarica da 10 per con una pistola devi spendere 30-40k. Io ho comprato due pistole, due caricatori, due gruppi da 5 caricatori, ho pagato $175. Madonna. 175.000, yeah. Vabbè, però quanto costa? Carmela di Santo, grazie per il like. Eddie, grazie per il like. Alessandro Buccello, grazie per il like. Giovanni, grazie per il like. Lallo, grazie per il like e condivisione. Giuseppe Giuliani, grazie per il like. Grazie, ragazzi. Tranquillo. Stasera fai il bozzato. Faccio il barista che mi si è rotto in tasca. Stasera fai il bozzato. Bottazzo. Raga, comunque vado ad accenare un pochino. Sì, anche io vado a mangiare qualcosa. Ci vediamo dopo cena. Yes. Che... Yeah. Aspetta, però prima che andate via tutti insieme. Forza Milan. Milan. Mi è arrivato qualcosa. Cavalli aperti. Su Twitter. Yeah, no, sono pagine gialle. Pagine gialle. Dare numero di... Ok, a dopo. E mi picchia. Anzi, dare numero, Hans. Scappa, non ti voglio dare il numero. Io essere molto depresso per colpa di Push. Dare numero, scemo. Basta! Hans! Mo ti spacco. Vabbè, vado a mangiare qualcosa io dopo. Ciao Cele, ciao Pella. Ciao. Dai Hans, tu dare il numero. Io andare di meccanico a mia macchina. Macchina portata. Aspetta, dove andare a parare la macchina? Aspetta. Adesso. Aspetta. Cos'è che vuoi? Numero, ya? Aspetta, che quale cazzo essere? Muscoletto F4. Sì, ma ne ho due. Allora, 5-5. Yeah. 5-6. Yeah. 0-9. Yeah. 5-6. Yeah. Vai, porca puttana, bro, Tre cerchi, cazzo. Aia. Madonna, che sventra che hai preso, ragazzo, che sventra.
Altare di meccanico. A me perché mi dice nessuna fissima installata? Sto cazzo di telefono. Zio merda. Ecco. Allora finire tutte e due. Bastardo. Dai, dire me meccanico scheiße. No, 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 dai, non male. Ma chi è che spara? Bottazzo di merda, voler ammazzare me. L'ho scoppiato. Adesso mi devo picchiare adesso. Come è il tuo numerino? 482. Ma è 8? Pezzo di merda. Pezzo di merda. Bottazzo. Sono troppo forte. Che bot. Che noobs. Ma guarda, guarda che lui essere immortale, ya. Bottazzo. È immortale. È immortale. Ma che è immortale, che è immortale. Che cazzo guarda, dici? Ho messo due colpi in testa, due su petto e uno su braccio. Guarda, guarda. Ma che cazzo hai messo da qua? Giuro, manco mi vedevi. Ero dietro colonna. Scarpone. No, scarpone. Allora, scarpone. Bottazzo. Bottazzo. In piena testa quando ti sei messo lì in accagia. Bottazzo. Lutalo. Aspetta che gli rubo i colpi. Aspetta. Non ti azzardare, costare più di quanto pagare te per due settimane. Miserabile postarmi. Oddio, no, vieni qui. Ma non funziona a me per lutare. No, perché non le mostra. Come fare? Se tu luttare me, io giuro che rompere macchine tue da acqua a fine città, ya. Ogni volta che tu venire qua in macchina, io bucare quattro come, ya. E io faccio lo stesso. No. È un messaggio sul tel. No, non è un messaggio, è le pagine gialle. Il problema non ho, ya. Sto scherzando. Tira. Ai. Fare locantina locale, no? Mi dovete dire sto cazzo di numeretto per animarti, Ah, 656, ya. Aia. Non obbligarmi a fare così, ah? Già sparito, ah, ecco. Oh, yeah. Comunque, io non so se è grave il problema, ma allora, io feto buco d'entrata e buco d'uscita, ya? Yeah? E quarto verso di là, yeah? Se per questo li vedo anche i buchi qua. Sì, ma allora, ragazzi, mi dissocio da lui che è bottazzo, ma tu che sei tragliartino capisci un cazzo. Sto scherzando. Lui mi ha preso poti. Lui mi ha preso poti, io ho preso in testa, yeah. Lo so. Nine. Oh, guarda. Otto, li ha preso solo qua, guarda. Guarda dietro. Oh, ragazzi, vi giuro. Testa, io no. Io vedo buco d'entrata e di uscita in testa, ya? Tu non aver colpito un cazzo. Oh, no, testa. Girati. Che cazzo dici? Giuro su quello che ti piccaro. Girati. Ya, ce l'hai il colpo sulla testa. Gli è entrato a fianco. Guancia. Oh, esatto, gli è entrato da dentro la guancia. Sì, non entrare con dito e uscire dall'altra parte, che cazzo. Girati che faccio così. Foto e mando a te, ya? Io ti sto dicendo che tu hai qualcosina che non va bene, ya? Ma prova a spararmi in testa, scusa. Ma no, ma deve essere qualche problema. Prova. Davvero? No, ma magari adesso fa perché. Ma prova! Ferma. Devo capire anch'io. Ah, ok. Aspetta. Prova. Magari perché sei fermo. Si adesso... è tolto la god, si è tolto. No, oddio, mi sa che avere qualche problema, ya. Hai un problema, ya. Io te l'ho detto, cazzo. E dici bot. No, io ho messo i colpi in testa, no. Cazzo. Porca puttana. Perché? Sei messo in god. Ma che cazzo ho messo che non so neanche mettere? Adesso vedi anche tu, buco d'entrata piena fonte, ya? Cazzo, ya. E dici a me, bottazzo dammi da ieri, colpo, io trucido. No, tu fai giù, ti ho buttato giù un colpo, ti ho dato a te, ya? Yeah. Sì, ma dammi un colpo, voglio vedere se è un problema tuo o solo mio. No, è suo, ti dico. Allora, ti va giù vita? Sì, aia, basta. A me no. A lui no. No, guarda. Allora, quando ho iniziato a spararvi io con la scacciacarica, il primo colpo l'ho dato a lui perché era fermo, ho detto così. Sì, c'è qualche problema. Perché ero sicuro di averlo. No, ascolta. Poi mi sono spostato e sparato a fuoco. Mannaggia. Hai ricevuto i poteri nuovi, non so, qualcosa, oggi? Ya. Ok, vai nel menu lì. E ci dovrebbe essere una casellina con scritto tipo God Mode. Toglila.
aspetta. Sei invincibile. Togli invincibilità. Sì, togli l'invincibilità. Così sei invincibile, porca. Ora sei invincibile, mi ha scritto. Toglilo. Prova a sparare adesso. Prova a sparare adesso che ho vera emessa. Ok, aspetta. Prova adesso. No, è rimasta bacata, raga. E vedi che io non avevo messa. Infatti, quando ho messo, mi ha detto attivata. Ti fai avvisare. Vabbè, tienitela zitto. Eh sì, tanto siamo in live, non è che... Non lo saprò mai nessuno. Ti vuoi unire al mio coro che stavo facendo a dance per tutto il viaggio? Sto cilando sigarettino. Forza, Milan. Tatuaggi fixati, buon divertimento. Posso, ya? Posso? No. Forza, Milan. No. L'ha detto, fratello. Oh, cazzo, vuole picchiare lui da per terra. Mi hai sparato al piede e mi hai ucciso. Ma come piede? Vi dico che vi sparo sempre in testa io, ya, porca puttana. Ma ho visto la tua mira, piede. Anch'io ho visto che miravi piede, però, Infatti pensavo volevi sparare gamba. Io vi sto dicendo c'è un problemino. È il tuo problemino. No, è il problemino. Poi alzare di me. Cazzo, io qua. È svenuto Eric. Ma tu com'è essere numerina? 482. Pisellino! Fratello, ti hanno lasciato qui. Ya, puoi darti il problema a me, ok? Saltino. Io non ho più entrare in città, pezzi di merda. Dai, alzare lì. Io sapere di non aggiustare più macchina, coglioni. Dai, tira su, fratello nostro, che è stato solo in ha città. Tirato su, guarda. No. Ecco, no, è andato di nuovo giù. Aspetta, ecco, su. No, giù. Dovete dare numerino, non posso io pensare che numerino hanno questa 6, gente. 82. Ya, se tu premere il muscoletto ti... Non mi ricordo come. Ma nella famiglia lui era quello bullizzato. Abbiamo scoperto una cosa, fratello, ya? Ya, che lui è inficibile. Lui non è inficibile. Lui grande pezzo di merda, ok? Ya, sai che tu ho preso te perché lui i colpi non oh, senti che paraculo, ho preso me perché colmino... Ma baffa il culo, va! Dire me meccanico di andare a fanculo. Ma Eric, ma tu eri nella famiglia, eri quello bullizzato. Ancora, tutta la famiglia. Mai. Lui era quello che bullizzava noi, ma poi siamo cresciuti, siamo tutti a pari. Aia, ancora no. Io caccia. E vaffanculo, bro. Dai, sto girando. Meccanico? 576, qua sopra, fratello. Te... No, non è 576, aspetta. 599, 579, 829, 367. Finisce la musica e cresce di gioco. È tanto. L'abbiamo perso, ya. Ma perché non hai... Oh. Ah, visto che roba? Visto, guarda. Vado a pisciare un attimo sulla macchina di 8. È la gomitata, ya. Lo so, da dietro. No, adesso è stampato. Vado a pisciare un attimo sulla macchina di 8, arrivo. Ah, ti pisci sulla macchina, questo qua, detto. Sì, ma troppo impegnato io a girare sigarette. Mezz'ora a cappuccio di nuovo cartina, poi... mezz'ora. Rotto coglioni, ya. Allora, ragazzi, io stacco... Ci vediamo stasera che presenteremo la nuova casa dei ragazzi. Tolgo la foto. Vieni un attimo sopra. Che andiamo. Andiamo, dai, così mi riesco a girare il sigaretto. Apri tu o apro io? Cosa fa questo qua? No, tu vai. Quando uso... Vai via. Tu vai via. Vai di qua. Stai qua un attimino. Ti ho detto, stai qua un attimino. No, rompere i coglioni. Ah, vedi come è sceso subito. Stasera. Vieni più qua. Per maledetto assente, vieni. Ma se non fai Andiamo sul tetto. Portami tu, ya. Ma aspetta. Stasera noi andare a dire poi ai ragazzi di casa nuova, ya. Che ne pensi? Quando arrivano tutti? Anzi, lasciamo così o facciamo vedere a tutti, però? Dovrei pensare bene questa scelta. Pensa meglio, da. Se... Ragazzi hanno già questo magazzino. Ascoltami, fratello, perché aspetta, quello per non usare qua. Come nostro quartier generale, ok? Di soli alti in grado, ya? Solo di famiglia. Bravo.
oltre a quello, proprio solo. Secondo te, se no, sti vetri come sono? Ah! Comunque io dicevo già a te, tu non hai creduto a me, ma devi credermi quando ti dico, quando io dico preso in testa, non dico come i martini bastardi che inventano cose per sembrare fuori. Ma io sapevo benissimo. Ah, che mettevo pezzo di merda! Però non sapevo, cioè mi sono accorto di essere invincibile perché 2 ore che Cos mi tirava pugni, io non mi scendevo a vita. Ma oltre a quello, io ieri tu correvi davanti a me. No, ma ieri no, ieri no. Ieri non avevo. Ma avevi stessa cosa, secondo me. Fratello, fido. Ah, no, è vero, poi sei morto. Yeah. Sei morto. Ti era rimasto solo a poca felicità. Esatto, come ha ammazzato con Taser. Sì. Ma oggi c'era. Era maledetti, aspetta, ciao dimmi. Ho sparato prima due. Riesci ad alzare leggermente il volume del gioco? Forse loro cambiano. Il tuo va bene, ma gli altri si sentono un po' bassi. Ma raga, le alzo un po'? Comunque il tetto non è abitabile di questo palazzo? Hai provato a vedere? Così? No, non ho provato, saluto un attimo i miei pensieri, arrivo. Ya, bene, va bene. Intanto prendi un calcio in culo tu. Allora, ragazzacci, ci vediamo stasera 21:30 in live. Mi raccomando, venite tutti, perché stasera di nuovo c'è un bel po' di roba da fare per quanto riguarda consegne di erba e tutto quanto. Abbiamo la casa nuova, speriamo che ci metteranno già i blip, non lo so se riescono stasera, sono tutti straincasinati, giustamente si fa un po' e un po', e niente, quindi adesso vi saluto, amori miei, vi do un bacio e un abbraccio e ci vediamo stasera a 21:30 live, mi raccomando tutti, ciao belli, buon appetito a tutti quanti, un bacio e un abbraccio da vostro Merone, ciao, a dopo.